Buonasera a tutti, buonasera al pubblico di Pesaro e buonasera e vi ringrazio per essere venuti qui a partecipare a questa serata. Questa serata che vuole essere un'occasione di incontro innanzitutto dopo tanto tempo e anche un'occasione di confronto con il Sindaco per parlare un po' di Pesaro, di quello che è stato, di quello che è e di quello che sarà anche alla luce dei 15 durissimi mesi che abbiamo trascorso e che speriamo di esserci lasciati alle spalle. Adesso intanto chiamo con me sul palco i protagonisti di questa serata, eh, invito ad entrare il protagonista assoluto che è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e fategli un bel applauso, grazie sindaco, grazie. e poi le giornaliste che insieme a me eh, porteranno avanti questa conversazione. Elisabetta Rossi del resto del Carlino. Buonasera Elisabetta, senza sì, postiamo. Dopo parleremo anche di mascherine. Da Alessandra Massi dell'Ansa. Buonasera, innanzitutto voglio ringraziare il sindaco che chiamandoci a condurre con lui questa intervista, ha già sorpassato le polemiche sulle quote rosa, perché facciamo le polemiche sulle quote azzurre, visto che siamo tutte e tre donne a tempestagli di domande. Per quanto riguarda la serata, il titolo è abbastanza simbolico, perché sono sette anni da sindaco. Sette anni è sempre un numero abbastanza importante, perché è il settimo, il settimo giorno della fatica dopo il lavoro, ma è il settimo giorno anche degli anni, sette anni di guai. Poi ci sono capito le sette meraviglie, anche sette nani volendo. Però in realtà eh, questo qui vuole essere sette anni del suo mandato, primo e secondo mandato. Ed è un numero, secondo me, particolarmente simbolico perché subito dopo l'elezione del 2019, quindi del secondo mandato, ci sono stati nove mesi dopo una pandemia che ha, ha creato una sorta di tempo sospeso. Di tempo sospeso eh, in cui noi siamo stati sospesi. L'Italia è stata sospesa e anche Pesaro è rimasta sospesa o forse no. C'è abbiamo a questo proposito un video che io proporrei di lanciare che sarà una sorta di piccolo bignamino delle opere che sono state fatte, di quelle che sono in questo momento intraprese e di quelle che verranno e da cui si potrà iniziare a partire per questa conversazione. Benissimo, in questo video abbiamo fatto una sorta di compendio di questi sette anni di amministrazione. Ci sono stati dei progetti che sono già stati realizzati, penso alla nuova scuola di, di Via la Marmora, la nuova scuola Brancate che, è, che è di recente ha vinto anche un prestigioso riconoscimento. Penso a dei progetti futuri e dei progetti work in progress. Io comincerei, sindaco, se vuole, con una mia domanda che... Credo di interpretare il pensiero del, sia dei pesaresi che amano lo sport, sia dei pesaresi che amano la musica, sia dei pesaresi che amano sia lo sport che la musica. Ci può dare già una data per il, nuovo pala, per il vecchio palazzetto, per il Palla Scavolini, della conclusione dei lavori? Questa è la data che è la condanna di Enzo Belloni, perché la domanda che faccio un giorno, sin giorno no, è Enzo Belloni, ma diciamo quest'anno, l'obiettivo è provare ad aprirlo già per il concerto del ROF, eh, la vedo dura, però la, la ditta è convinta di farcela, però diciamo sicuramente quest'anno. Quindi siamo arrivati alla fine. Lasciatemi però eh, ringraziare intanto le giornaliste che saranno qui con noi, tutti voi, abbiamo approfittato di questa piazza perché come sapete gli eventi, organizzare gli eventi in questo momento è ancora complicato, quindi dobbiamo farlo su prenotazione. Eh, con il tracciamento dobbiamo avere il distanziamento almeno una seduta ogni quattro posti e quindi abbiamo approfittato di questa arena che abbiamo allestito già dalla settimana scorsa per il caterpillar che da domani ospiterà Tolchi il festival del post con tanti giornalisti di caratura nazionale per fare questa chiacchierata sette anni da sindaco sette eh, è un numero al quale sono affezionato perché era il mio numero preferito quando quando giocavo a pallone, quindi gran parte della mia diciamo breve carriera calcistica, in gran parte amatoriale, è, è stata caratterizzata da questo numero. È un numero però importante perché dimostra che abbiamo fatto davvero un bel pezzo di strada insieme, ed è un numero che ci fa capire che mancano solo tre anni e quindi che a maggior ragione dobbiamo adesso correre, correre, correre perché abbiamo tantissimi progetti, tantissime idee e perché siamo in una fase straordinaria. E oggi abbiamo inaugurato un'opera, uh, un non so se abbiamo delle immagini, ce l'abbiamo? Regia? Eccola. Oggi abbiamo, abbiamo inaugurato quest'opera davanti alla... All'ospedale nel muro della caserma militare e io partirei da qui perché siamo alla fine di, spero alla fine di 15 mesi drammatici, 15 mesi che hanno sconvolto il mondo e 15 mesi che hanno sconvolto anche la nostra città. Un anno 15 mesi fa questa piazza era deserta e noi non sapevamo dove. Dove mettere le mani, ci mettevano le mani nei capelli, si veniva da piangere per ogni notizia che ci arrivava di persone defunte. Ci veniva da piangere per lo strazio delle famiglie che non hanno potuto salutare neanche i propri cari perché non si potevano fare i funerali. Questa città è stata travolta, dopo Bergamo e Brescia siamo stati purtroppo una delle città più colpite nella prima ondata. L'è stato uno shock, uno shock generale innanzitutto per me, per tutta la cittadinanza, per le famiglie. Si sentivano solo le ambulanze e, e anche noi abbiamo rischiato, come Bergamo, di avere la fila di salme portate via dall'esercito, perché se non avessi avuto l'aiuto del sindaco di Cesena e del sindaco di Ravenna che hanno ospitato nei loro impianti di cremazione, le nostre salme, noi avremmo avuto esattamente la situazione di Bergamo. Marzo abbiamo avuto quadruplicata la mortalità, e, per dar dei numeri, nel 2019 i morti erano stati circa 80, nel 2020 sono stati 340 nel mese di marzo. Più che raddoppiata nel mese d'aprile è stata una tragedia. Una tragedia che dal dopoguerra è la tragedia più grande che anche la nostra città ha mai vissuto. E quindi sono stati mesi di resistenza, dove abbiamo dovuto reinventarci, abbiamo cercato di metterci a disposizione della città, abbiamo fatto tante iniziative, dalle mascherine, le mascherine per i bambini, i bonus spese che continueremo a dare, i fondi anticrisi, gli aiuti alle categorie più colpite, le palestre, gli hotel, i ristoranti. Abbiamo cercato di fare di tutto e di più per aiutare la comunità che soffriva. Più di 5 milioni di euro abbiamo investito in più del bilancio solito nell'emergenza nell Covid e continueremo a farlo. Ed è per questo che oggi abbiamo voluto inaugurare questo, questo murales perché come fosse il quarto Stato, così l'artista ha provato a definire questo momento, i protagonisti sono le figure che sono state diciamo, involontariamente protagoniste di questo momento. I medici e gli infermieri che ci hanno difeso, al quale va un ringraziamento straordinario, hanno fatto un lavoro pazzesco. Più di una volta sono stato a trovarli in ospedale, davvero, lavorare in quelle condizioni, in quella pressio, in, con quella pressione è stato davvero incredibile, quindi va un plauso all'azienda ospedaliera, all'azienda sanitaria locale, è stato complicatissimo. E poi abbiamo voluto ringraziare gli altri, la Croce Rossa, la Protezione Civile, tutti i volontari che ci hanno dato una mano. E quindi è un segno che rimane di una città che non dimentica, non dimentica un momento drammatico, ma che da questo momento drammatico vuole trovare la forza per guardare avanti e per rinascere. E questo è un po' il tema della serata. Passo a questo punto, passerei le domande alle altre colleghe. Che... Che ti, uh, Betta, vuoi, vuoi buttarti Comunque, nella mischia? Mi butto nella mischia. Nella mischia. Ecco, una mischia che per me è, insomma, è una novità, perché infatti ancora mi chiedo perché mi abbia chiamato il comune. Io mi occupo di cronaca giudiziaria, quindi sono tutti i giorni in tribunale tra processi, imputati e così. Perché magari per il sul comune tema, può avere delle grandi giudiziarie? Eh no, sul tema posso subito dire che il nome di Matteo Ricci come imputato fino ad ora non l'ho ancora mai visto, se no l'avremmo scritto prima. Eh, Ah, Neppure no, come indagato fino ad ora. Avreste fatto i 6x3 in tutta la città il manifestone? Ah, no, no, la locandina e se avanti non so. per scrivere per giorni e settimane ci avresti magari salvato anche la vita qualche volta. <ride> Quindi, appunto, rassicuriamo da, da sto punto di vista, anche se in realtà il nome di Matteo Ricci c'è, purtroppo come vittima, approfitto, anzi, no? Matteo, è stato vittima, allo, lei è stato sindaco vittima lo scorso anno di quella missiva esplosiva, e, insomma anzi ecco quell'indagine è ancora aperta se vuole darci anche qualche novità, eventualmente ce l'avesse, se sa qualcosa l'indagine è chiusa, quindi, quindi sei mal informata richiesta eh. d'archiviazione <ride> è chiusa perché purtroppo la, la procura non ha trovato indizi per quella lettera anonima, quindi ha deciso di chiedere di archiviare e io non ho fatto opposizione perché sono anche molto rispettoso del lavoro che i magistrati e le forze dell'ordine fanno Sicuramente è stato un cretino che voleva ehm, spaventare me e la mia famiglia, ma noi non ci siamo spaventati, abbiamo continuato a vivere come sempre e, e abbiamo continuato a lavorare con i miei collaboratori come sempre. Quindi è, purtroppo capita agli amministratori, lo vediamo anche in questi giorni, eh, io credo di essere uno dei pochi che fino ad oggi non ha avuto alcun tipo di, di problema, perché basta che... Un sindaco per una cosa che firma, per una cosa che vota, rischia di avere avvisi di garanzia. La settimana scorsa la mia amica sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, ha avuto un avviso di garanzia per perché un bambino ha preso una mano in mezzo ad una porta nell'asilo. Siamo alla pazzia, siamo alla pazzia. E come sindaci italiani stiamo cercando di far capire a chi si governa, al Parlamento, che se non si tutelano i sindaci, se non gli si fa lavorare con serenità, questo è un problema per l'Italia. È un problema per l'Italia. Un altro mio amico, Simone Uggetti, è stato 15 giorni in carcere, l'ex sindaco di Lodi. 15 Io giorni sappiamo. in carcere, per una vicenda legata alle piscine, che chiunque conosce la dinamica delle piscine sa che le piscine rimettono i soldi, i più bravi fanno pari. Che business ci sarà stato sulle piscine di Lodi? Ed è stato assolto. Cioè, sono troppi casi di questo, su questo filone. E io credo che serva un cambiamento normativo, perché il problema non è dei magistrati, il problema sono le norme che danno responsabilità oggettiva al sindaco esclusivamente per essere il rappresentante legale di quell'ente. E a me mi è arrivato, questa ti è sfuggita, mi è arrivato eh, un paio d'anni fa un avviso di garanzia per omicidio colposo. No, non era perché sfuggita. quando ero presidente della provincia, eh, durante un'alluvione, un un signore di San Costanzo scende dalla propria macchina non si capisce per quale e motivo muore. durante l'alluvione attraversa il fosso Era il cuocolo, certo. il cuocolo, attraversa sì. un fosso muore affogato, non si capisce in quali stati quindi si apre l'inchiesta la procuratrice non mette in mezzo il presidente della provincia perché che cosa c'entra il presidente della provincia ma un avvocato che casualmente fa politica che difendeva la, la famiglia sì. fa opposizione e costringe la procura a farmi arrivare l'avviso di garanzia per omicidio colposo. La stessa procuratrice poi fa l'indagine, ha chiesto l'archiviazione ed è stato tutto archiviato senza neanche aprire, però dà l'idea, quando arriva un avviso di garanzia per omicidio colposo non dà gusto. Ed è la vita dei sindaci, questa è la vita dei sindaci, che sono in prima fila su ogni questione, sono, hanno un ruolo istituzionale con le maggiori responsabilità e le minori indennità e Quindi, per fare il sindaco occorre grande amore per la propria città perché altrimenti nessuno lo farebbe e occorre avere anche tanto coraggio. È quello che insieme alla mia squadra stiamo cercando di portare avanti quotidianamente. Ma infatti, stavo dicendo che al momento non risultava né imputato né. Sì, sì, no, ma sto eh. scherzando. Ci <ride> però la, il tema, infatti, tiene sempre presente. Sì, però po il tema schine. non è tanto: il tema qual è? La questione qual è? Che può capitare a tutti di avere una avviso di garanzia, ma noi dobbiamo cominciare ad avere in questo paese una cultura garantista, lo dico anche voi giornalisti. Un avviso di garanzia a tutela dell'indagato e quando uno prende un avviso di garanzia fate la locandina, poi quando viene archiviato scrivete due righe all'ultima pagina che non legge nessuno, non va bene, è una questione che ha a che fare con la dignità delle persone perché dietro un amministratore c'è una persona in carne ed ossa, questo non è vero, ed è un problema italiano. Sì, ma non lo dico a voi, è un problema italiano, sì, sì. c'è troppo giustizialismo in questo paese. Una persona è colpevole dopo il terzo grado di giudizio, non quando ha un avviso di garanzia. E questo è un problema vero, vero che ha rovinato la vita a un sacco di persone in questo paese. E ve lo dice uno che rispetta profondamente il lavoro dei magistrati, ha un rapporto ottimo con la magistratura, in particolar modo con quella della nostra città. Ma è un problema nazionale che va affrontato anche nella riforma della giustizia che io spero il Parlamento affronti il prima possibile. Sì, noi come Però, si scrive? è Ovvio che la notizia la diamo se c'è un avviso di garanzia. Adesso, beta, Però più che sì, darla sì, bene, non, per non è un problema tuo, è un problema giornalistico. Ugetti ci hanno aperto i telegiornali per tre giorni. Quando è stato assolto hanno scritto due righe che non si era accorto nessuno. Se Di Maio non prendeva posizione facendo retromarcia rispetto alla posizione che lui ha sempre avuto su quella vicenda, il caso Ugetti era sparito. L'avete visto nella faccia all'età mia? Sembra che ha 65 anni. Un uomo distrutto. E non a caso, il primo, il 2 di, di, di luglio, faccio l'assemblea dell'associazione che presiedo di Ali, Lega dell'Autonomia Locale a Bologna, e ho chiamato Ugetti a fare il saluto introduttivo. Perché è una persona che, in qualche modo, al quale è stato tolto un pezzo di vita. Per niente. Per le piscine che fanno i debiti in tutta Italia, in carcere a San Vittore è stato 15 giorni. Allora, eh, io credo che il tema del garantismo sia un elemento fondamentale se vogliamo avere un paese più moderno. Però, sindaco, più che dare la responsabilità ai giornalisti che alla fine fanno il loro lavoro, vorrei ricordare che a volte c'è stata grosse polemiche, anche perché ci sono state delle parti politiche che hanno cavalcato un po' l'onda del giustizialismo. Sì, sì, ma noi per primi, eh? Io ho fatto la... allora facciamo mia colpa ma noi per primi, adesso si parla molto dei 5 stelle ma noi per primi quando Berlusconi aveva i suoi guai giudiziari e noi io sono, come dire, sono cresciuto politicamente combattendo politicamente Berlusconi troppe volte la sinistra ha pensato di buttare giù Berlusconi per via giudiziaria troppe volte e invece dovevamo buttarlo giù per via politica ci siamo riusciti a malapena una volta e mezzo una volta e mezzo. Troppe volte. Quindi è un problema strutturale del paese. Diciamo che è dagli anni '90 che ce lo portiamo dietro questo problema. Sì, dagli anni '90. È vero che in Italia c'è stata Tangentopoli, quindi quello ovviamente ha inciso fortemente. Però oggi siamo nel 2021. Non possiamo più avere quella cultura manettara con la quale sono cresciuto anch'io, no? Io voglio dire, sono cresciuto con mani pulite, io ero era dalla parte di mani pulite. Non tiravo le monetine, ma ero dalla parte di mani pulite, come tanti giovani come me che in quegli anni hanno deciso di fare politica. Ci mancherebbe altro. Però è evidente che nel 2021, se già era difficilmente giustificabile in quel momento, nel 2021 non è più giustificabile. Non è più giustificabile. Quindi occorre avere una cultura fortemente garantista. Una persona è colpevole dopo il terzo grado di giudizio. Fino a quel momento è innocente e non il contrario, come spesso abbiamo pensato in questi anni. Però ribadisco qui. È implicito una profonda riflessione a livello politico. Sì, sì, ma la questione è innanzitutto politica, poi la stampa è in qualche modo, il giornalismo è, è in qualche modo l'altra faccia della medaglia, no? racconta la politica, non è che racconta qualcos'altro. Esatto, viva eh. il giornalismo d'inchiesta! Speriamo ce ne sia ancora. Sì, però vedete, siete in difesa, non dovete essere in difesa. immaginate se io critico il, il giornalismo d'inchiesta, io dico che c'è una cultura giustizialista nel paese che ha coinvolto tutti, che a mio parere, soprattutto in questo momento storico, è un problema da risolvere. E riguarda innanzitutto la politica e tutto il resto eh, del mondo, io credo compresa l'informazione. E adesso passiamo la parola ad Alessandra Massimo. Cambiamo un attimo argomento, allora, anche se qui ci sarebbe tanto da dire, ci meriterebbe forse addirittura una, siamo una seduta. Siamo andati un po' doc. fuori tema, però Ma almeno io, abbiamo fatto un po' di Io No, no da di no, no, no. parte. Eh, invece è un tema questo. di grande attualità questo, perché come abbiamo visto anche spesso la magistratura non è esente da critiche e quindi e il discorso della politica l'ho trovato molto interessante, e molto condivisibile, per cui siamo questo purtroppo è un tema che ancora è d'attualità, purtroppo perché anche io penso come il sindaco che c'è ancora una cultura giustizialista che in qualche modo ci portiamo dietro dagli anni 90. Ma io volevo parlare di un'altra cosa veramente. In questo, ritorniamo di nuovo al Covid, a quello che ha passato Pesaro, eh, che abbiamo tutti seguito e documentato, eh, il lavoro dei, dei sanitari il grande impegno che c'è stato anche per cercare di ridare qualche cosa alle persone in difficoltà, eccetera, eccetera. Eh, c'è un grande dibattito in questi giorni sul prolungamento dello stato di emergenza che dovrebbe scadere il 31 di luglio. C'è il centrodestra che vorrebbe il centrodestra di governo che vorrebbe, e anche quello non di governo che vorrebbe la destra non di governo che vorrebbe, diciamo, arrivare al 31 luglio e poi riaprire, riaprire tutto, ricominciare da capo. Il sindaco di Pesaro, a prescindere dall'appartenenza politica, che cosa dice? Ma io penso che se noi siamo qua in questa piazza ed è iniziata sostanzialmente un'estate bella, c'è cioè un bel clima, io credo che crescerà. Nei prossimi giorni l'euforia, la voglia di libertà, la voglia di riacquistare i nostri spazi, la voglia di cultura, la voglia di stare con gli amici, con la famiglia, di divertirsi, di andare in vacanza. Se noi possiamo guardare con fiducia quest'estate, è perché quest'inverno è prevalsa la prudenza. Se Draghi avesse ascoltato le sirene che venivano un giorno sì e un giorno no, o spesso e volentieri un giorno sì e l'altro pure. Da parte di Salvini e compagnia, noi oggi saremo dentro una quarta ondata devastante che avrebbe compromesso la campagna di vaccinazione e avrebbe compromesso l'estate. Non dimentichiamocelo, non è che siamo qui a caso, noi siamo qui perché è prevalsa la prudenza, perché sono stati tenuti sotto controllo i contagi e perché al tempo stesso finalmente la campagna di vaccinazione sta dando i suoi risultati. E fatemi dire che non è finita, che bisogna vaccinarsi. Tutti, perché il vaccino è l'unico strumento per sconfiggere il Covid e il Covid ancora non è sconfitto. Avremo, adesso intanto gli abbiamo dato una bella botta perché con l'avvio della vaccinazione e anche l'arrivo della bella stagione è crollata la mortalità perché abbiamo cominciato a difendere i più fragili, gli anziani, coloro che hanno altre malattie, eccetera. Ma noi vinceremo la partita, o meglio il primo tempo della partita quando avremo raggiunto il 70% di vaccinati, cioè l'immunità di gregge. Quindi via correre, non dobbiamo frenare, dobbiamo correre sulla vaccinazione. E ovviamente dobbiamo avere, c'è cioè l'incognita delle varianti, anche se io credo, non sono uno scienziato, però per quello che leggo, per quello che razionalmente, ragionevolmente si può pensare, una volta definita la base del vaccino... Se ci dovessero essere delle varianti, al massimo il prossimo anno ci sarà un miglioramento del vaccino stesso, come avviene per l'influenza. E quindi il vaccino è l'unica cosa che noi possiamo fare. Allora adesso Salvini ha bisogno ogni giorno di una bandierina, no? Eh, se dobbiamo tenere per qualche settimana in più la mascherina, muore qualcuno? Fino a che non è finito il Covid, è normale che ci sia lo stato d'emergenza. Quando sarà finito il Covid, non c'è più lo stato d'emergenza. Mi sembra davvero una polemica sterile, come spesso capita, e nessuno di noi, a iniziare dal Presidente Draghi, vuole avere lo stato di emergenza e vita naturale durante. Ma insomma, fino a che il Covid non è sconfitto, è giusto che il Governo abbia degli strumenti emergenziali per intervenire, a partire dalla campagna di vaccinazione che ancora non è terminata. Ecco, io vorrei fare, eh, mi raggancio un po' alla domanda della collega Alessandra Massi. Eh, vorrei chiedergli un, anche una domanda sul covid, chiudiamo l'argomento. Ehm, lunedì eh, anche le marche finalmente entreranno in zona bianca, quindi sparirà il coprifuoco. Questo, come diceva lei, sindaco, c'è questa grande voglia di libertà, di questo liberi tutti, facciamo una bella estate, andiamo al mare, andiamo a spasso. Non teme che. Possano verificarsi degli episodi come è già, già successo l'estate scorsa. Mi riferisco al Ferragosto, eh, il Ferragosto degli assembramenti, che è costato anche a caro a Pesaro, capito, anche a livello istituzionale, capito quel Ferragosto. Quindi, mh, anche come sindaco, eh, un invito a dire sì, finalmente siamo in zona bianca, ma dobbiamo essere ancora prudenti, perché credo che sì. venga anche dai gestori degli stabilimenti, delle attività. Sì, sicuramente questo è un messaggio. Fra l'altro noi con Vimini che qua davanti abbiamo, devo dire, ha fatto un lavoro straordinario, ha organizzato un'estate bellissima ma con tutti eventi come questo, seduti, con numero tracciabile, eccetera. Quindi abbiamo dovuto rinviare tutte le iniziative dove è impossibile evitare l'assembramento. Dal paglio dei bracieri alla mezzanotte bianca piuttosto che altre manifestazioni sono state ovviamente rinviate. Però, come avete visto, c'è una programmazione bellissima, a iniziare dal Parco Miralfiore, vedete il teatro. Oggi siamo andati con Daniele a salutare Elio, che inizia qua la sua tournée, quindi fa il primo spettacolo a Pesaro. È una stagione veramente bellissima, e quindi è chiaro che dobbiamo essere prudenti. Credo però che quest'estate, domani avremo il comitato di sicurezza con il prefetto e avremo dei problemi un po' diversi rispetto a quelli che abbiamo avuto qualche mese fa. Eh, avremo dei problemi un po' diversi perché questa euforia crescente a mio parere ci, ci obbligherà a prendere degli accorgimenti. Vedo già i primi atti vandalici in spiaggia piuttosto che nella zona mare: stato di ubriachezza. Secondo me, diciamo, l'euforia potrebbe produrre anche una voglia eccessiva di, di divertirci, che può creare altri, altri problemi. Così come rinizieranno. Eh, alcune questioni legate alla sicurezza che il Covid aveva, aveva indebolito, cioè quest'anno è stato un crollo totale di furti, ma sappiamo come i furti negli appartamenti, in particolar modo in una realtà come la nostra, rimangono uno dei problemi principali che abbiamo periodicamente. Abbiamo il problema dello spazio, perché la droga non è che è sparita e non è che hanno smesso di consumarla, anzi, secondo me in questo anno se n'è consumata addirittura di più e domani chiediamo, chiederò al prefetto di organizzare per tutta l'estate un presidio fisso tra tutte le forze dell'ordine e la pulizia municipale in un quadrilatero che fondamentalmente è molto piccolo, è l'area intorno al parco Miglia la stazione, il, il monumento della resistenza, la parte qua di, di, del monumento di Garibaldi che va piantonata per, costantemente tutti i giorni non periodicamente, perché fanno sicuramente delle azioni, ma va data, va garantita tranquillità e sicurezza percepita ai cittadini e ovviamente poi la nostra strategia è quella di far vivere i luoghi, perché i luoghi più sono belli e sono vissuti, più i balordi se ne vanno e questo vale a partire dal Parco Miralfiore che è stupendo qualche giorno fa abbiamo inaugurato l'area giochi nuova con, eh, grazie alla donazione della Renco, della fondazione della Renco è bellissima, un'area un giochi sostenibile, accessibile anche per i bambini portatori di handicap e domani credo che con Enzo andremo a fotografare la ristrutturazione della fontana del parco perché stiamo continuando a rendere quel luogo sempre più bello e sempre più attrattivo. Bene, eh, vuole, passo la parola, le aggiungo sindaco, sì. solo un. proprio in questi giorni ho raccolto la testimonianza di alcuni cittadini e mi dicevano un'altra zona. Uh, sensibile e pericolosa da questo punto di vista anche i campi dietro il job mi riferivano di gruppi di ragazzi che non sono neanche di pesaro vengono stazionano lì e poi ecco c'è stata, vanno anche, la è è Andrea, stata anche, sì. anche la denuncia di Andrea la dello stesso sì. responsabile del job le aggiungo solo quest'area sensibile sì vabbè. Al di là de... vabbè evito commenti Come? Ehm, allora, quell'area è un'area che era, stata, era privata, che adesso è stata ridata al Comune e il Comune ha dato in gestione alla Wisp. adesso nei prossimi giorni con il quartiere voglio ragionarci bene perché quell'area secondo me deve essere aperta, adesso è stata chiusa col Covid, però io vorrei che quel luogo sia un luogo per i ragazzini del centro storico perché non c'è niente nel centro storico per giocare. E quindi non un campo da, 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 da calcetto da affittare come adesso. Quindi sicuramente ci metteremo le mani. Sì, ci sono state del, delle compagnie di ragazzini che forse non vengono da Pesaro, ma cambia poco: che ovviamente cercano degli spazi dove eh, magari si crea un po' di degrado, si crea un po' di confusione. La situazione non è emergenziale, è diciamo, una situazione sotto controllo, però sicuramente il luogo, è un luogo da attenzionare. Quello, fra l'altro, quell'area lì è un'area alla quale noi dedicheremo molta attenzione nelle prossime settimane, perché, come avete visto, ritorno alla prima domanda, i lavori sul palazzetto dello sport comunque sono in dirittura d'arrivo. Quel luogo diventa fondamentale, perché il palazzetto dello sport è stato chiuso per tanti anni e quando io sono arrivato mi hanno detto che non era ristrutturabile, impossibile ristrutturarlo. Poi grazie all'ingegner Pacapelo, che invece, come dire anche per esperienza professionale riteneva che fosse ristrutturabile, e abbiamo fatto una verifica e abbiamo visto che con opere strutturali si poteva ristrutturare. Poi mi hanno detto che non avrei trovato i soldi, e invece abbiamo trovato i soldi grazie anche al contributo della famiglia Scavolini, è un impianto da 6 milioni di euro, complessivamente un auditorium per la musica da 2000 posti, costruito intorno all'esigenza del ROF, ma fondamentale per il turismo, per la musica, per i convegni, essendo anche vicino, vicino al mare. Eh, quello è il secondo tassello dopo il rifacimento di via Marconi di quell'asse. Quell la prossima tappa riguarderà invece il carcere e piazzale primo maggio. Con la provincia abbiamo ragionato a lungo in questi mesi che cosa fare cosa non fare, perché il carcere minorile è metà del comune e metà della provincia, e abbiamo deciso qualche settimana fa di realizzare lì una nuova scuola superiore, eh, una scuola della creatività che possa eh, dare spazio al coreutico che è un indirizzo che ha al liceo scientifico, e che possa, in qualche modo, insieme al liceo artistico Mengaroni, creare in quella zona un polo della, eh, della creatività. È molto importante l'accordo che abbiamo fatto con la provincia perché poi spiegherò un po'. Il, la, il monte di risorse che arriveranno molto probabilmente ci sarà un bando per fare una nuova scuola in ogni provincia, completamente nuova e la provincia ha deciso che se questa sarà l'indirizzo del ministero dell'istruzione sulle nuove scuole la nuova scuola verrà realizzata all'ex carcere minorile in collaborazione con il comune, l'architetto Bartoli sta lavorando sul progetto di fattibilità ed è molto bella l'idea che laddove c'erano ragazzi reclusi in una carcere minorile, oggi si possa pensare che lì torneranno dei ragazzi a formarsi, a eh, svilupparsi attraverso appunto la creatività. E quello ci consentirà poi di sistemare piazzale primo maggio. Non l'abbiamo dimenticata quella, quella, quella zona, però prima dovevamo finire il vecchio palazzetto e poi andremo sull'ex carcere minorile e su piazzale primo maggio che forse in questo momento è la zona del centro storico che ha maggior bisogno di intervento. Allora intervengo io perché mh, devo dire che io adesso qui mh, ho spulciato tutti i progetti passati, presenti e futuri come un pochino un po' come le pagelle questo è fatto, questo non è fatto, questo lo faremo allora punto 11 nuova stazione più interramento della statale ci crediamo? è possibile veramente al di là degli annunci l'interramento della statale? sì sì come no eh, ma in, allora la premessa è questa così poi anche la Massi può intervenire perché poi la vicenda è anche nazionale non è solo locale perché abbiamo detto che Pesaro è pronta a rinascere? Noi come città abbiamo fatto negli ultimi anni tantissimi investimenti, se io sono stato rieletto al primo turno con un largo vantaggio nonostante il voto negativo delle europee è perché i pesaresi ci hanno riconosciuto di aver cambiato la città, resa più vivace e ci hanno riconosciuto di aver fatto tantissime opere pubbliche. E nei cinque anni precedenti come siamo riusciti a fare le opere pubbliche? Grazie. Alla, allo sblocco del patto di stabilità. Pesaro aveva un avanzo d'amministrazione molto grande, col quale però non potevamo fare nulla e quindi ogni anno andavamo col freno a mano tirato. E, Antonello Delle Noci se lo ricorda bene: noi sollecitammo all'epoca al presidente del Consiglio, che era Renzi, in un'iniziativa qua a Pesaro. E ci siamo messi a lavorare noi con Palazzo Chigi e il comune di Mantova. Sono stati questi due comuni che hanno aiutato Palazzo Chigi a definire la norma che poi ha superato il patto di stabilità. E questo ci ha consentito nel 2016 di mettere in campo 40 milioni di investimenti, alcuni sono stati realizzati, altri sono in corso. Lo stesso Palazzetto dello Sport. Le risorse che abbiamo preso, presumibilmente, una parte sono lì. E abbiamo aggiunto allo sblocco delle op, delle, del patto di stabilità risorse nazionali. Vi ricordate uno dei miei slogan era, quando sono stato candidato nel 2014, Pesaro nazionale, no? E i pesaresi i diffidenti di loro dicevano, ehi, Dolvoraggi, no? Pesaro nazionale. Chi pega? Eh, chi pega? No, quelli pega dopo, Dolvoraggi, no? E invece è stata quella la scelta, la scelta di far pesare la città, di far cogliere alla città tutte le opportunità possibili e addirittura fino a convincere il Presidente del Consiglio a cambiare le norme sul patto di stabilità. Ovviamente non solo noi, ma sicuramente protagonisti insieme ad, altri, insieme ad altri sindaci. Abbiamo portato a casa tante risorse. Una di queste riguarda eh, la scuola di Via la Marmora. Abbiamo vinto qualche giorno fa. Eh, l'Oscar della, della sostenibilità è una delle scuole più sostenibili d'Europa. Come l'abbiamo realizzata? L'abbiamo realizzata in parte con soldi nostri, in parte con soldi del GSE. Il GSE è un organismo nazionale che fino a quel momento aveva dato contributi alla, per eh, l'installazione di pannelli eh, fotovoltaici, di, di eolico e da quell'anno noi siamo stati, credo, la seconda città italiana a fare un accordo col GSE. Ha, ha cominciato a dare contributi a gli, al, agli amministrazioni pubbliche che efficientavano demolendo, ricostruendo, riducendo la volumetria di beni decrepiti che avevano in città. Quell'area lì c'erano dei capannoni che venivano alimentati con eh, il riscaldamento elettrico, immaginatevi che efficientamento energetico che avevano e il GSE ci ha dato una parte importante di quelle risorse. Venne all'epoca il presidente Gentiloni a mettere la prima pietra, anche qui l'ironia, la prima pietra di una cosa che non si farà, andatevela a vedere, è davvero spettacolare e grazie a questa impostazione ne faremo un'altra nuova, già finanziata, a Soria perché faremo una nuova scuola Dante Alighieri esattamente con il criterio adottato con questa scuola. Adesso però potrei aggiungere mille altre cose, le risorse ottenute per la questura che ancora deve partire. È la gli prossima gli domanda 11 milioni ottenuti per il bando delle periferie, del quale abbiamo visto soltanto una piccola parte, il bocciodromo e l'area sportiva, ma che trasformerà completamente tuttavia dell'acquedotto. Quindi abbiamo già ancora in cassa tantissime risorse da spendere. Tantissime. Ma qual è la novità? La novità è che oggi, per la prima volta in Italia, dal punto di vista degli investimenti, il problema non sono più le risorse perché l'Italia ha un ammontare di risorse spaventoso, a iniziare dal PNRR, 220 miliardi, si aggiungono a queste le risorse europee della nuova programmazione eh, 21-27, a queste si aggiungono i fondi a bilancio che sono dello Stato che sono tantissimi sugli investimenti e quindi il problema vero adesso è andarli a prendere. Sono i progetti forse anche per andarli presentare a i prendere per credibili. questo. Molti progetti che fino a ieri pensavamo per questa città impossibili da finanziare oggi sono alla nostra portata e ci stiamo attrezzando. Per questo, tipo? Eh, abbiamo presentato tre progetti da 15 milioni di euro l'uno, un bando del ministero delle infrastrutture. Si chiama Pinqua, uno riguarda San Benedetto. Chi mai avrebbe pensato che potevamo ottenere un finanziamento di 15 milioni per mettere a posto almeno la parte che la Regione ha dato a noi di competenza, che è la, la parte sul corso del San Benedetto? È un'opportunità unica che oggi è la nostra portata. Se vinceremo quel bando, ecco, questa è la parte che è di nostra competenza, la parte col quale partecipiamo al bando insieme alla Regione. Eh, abbiamo messo un progetto di 15 milioni che riguarda i borghi della città. Da Novilara, Candelara, Ginestretto, Fiorenzuola. Noi all'interno di quei borghi abbiamo molto patrimonio pubblico e quindi abbiamo pensato un progetto. Anche questi tre progetti li ha seguiti, Vimini, che possano andare a riqualificare quei borghi e è un progetto da 15 milioni. Il terzo progetto già presentato da 15 milioni riguarda un asse di contenitori culturali partendo da via Passeri fino a via Castelfidar, dove dentro c'è anche la parte degli ortigiuli, mentre invece il Palazzo degli Ortigiuli, grazie a un lavoro che ha fatto Biancani negli anni scorsi, ha già ottenuto un finanziamento della Regione. Solo per citare progetti già presentati. Abbiamo presentato progetti per due asili nuovi, uno a Villa San Martino e uno a Suria. Stiamo presentando un nuovo progetto di rigenerazione urbana per il San Domenico, per Palazzo Mastolari, per il Palazzo Olivieri. Non è che sono sogni, sono bandi già fuori. Eh, mi scusi Sindaco, il progetto della rigenerazione urbana aveva una scadenza adesso i primi giugno. Di giugno? giugno. si sa qualcosa oppure... È stato presentato, adesso dobbiamo solo aspettare, però le risorse, quello che voglio dire, io questi giorni sto facendo il giro dei ministeri per capire bene anche il monte di risorse che ci sono. Ieri ero. Ma col antti, il cappello in mano? Anzi, stamattina, no, no, cerco di capire meglio. Stamattina, ad esempio, ecco, vi do una notizia, qualche giorno fa ci siamo incontrati con. La procuratrice Tedeschini, i prossimi giorni vedrò il, il presidente del Tribunale perché vorremmo capire se c'è lo spazio per allargare e ampliare il Tribunale. Quindi oggi ero al Ministero della Giustizia per capire le opportunità che eventualmente ci possono essere del Ministero della Giustizia. Cioè siamo davvero in una fase straordinaria. Stiamo parlando di miliardi di euro che vanno presi. E qui c'è un problema che riguarda pesaro e riguarda l'Italia, che è la velocità, perché noi con le norme attuali, noi tutti questi soldi non riusciremo a spenderli, questo è il punto. Abbiamo problemi sulla progettazione, Brunetta sta sbloccando le assunzioni, anche assunzioni a tempo determinato per progettisti. Ma io me lo rendo qui mi arrabbio tutti i giorni non, per, perché i tempi sono lunghissimi. Oggi in Italia per fare un'opera da un milione di euro corrono in media cinque anni, per fare un'opera da 100 milioni di euro corrono in media 15 anni. Voi mi spiegate con queste regole come facciamo a spendere le risorse del recovery plan? E guardate qui, io lo scontro che ho avuto, lo scontro, il dibattito che ho avuto, in particolar modo nel mio partito in questi giorni. È sul fatto che noi abbiamo un retaggio culturale sbagliato. Cioè, c'è l'idea che ogni volta che tu provi a semplificare, a velocizzare, favorisci la, la criminalità. È una stupidaggine colossale. Perché la criminalità e l'illegalità, nelle cose complicate, sguazza. È la gente per bene, onesta, i professionisti, gli imprenditori, i sindaci che vogliono fare le cose che ci sbattono la testa e non riescono a fare progetti. Che sono fondamentali per la rinascita del Paese. Qualche cosa è stata fatta nel DL, semplificazioni, ma non è sufficiente. E io temo, lo sto dicendo anche pubblicamente in TV, io temo che se non ci saranno ulteriori semplificazioni e ulteriore velocizzazione, Draghi a un certo punto sarà costretto a commissariare tutto. E questo sarebbe un fallimento per chi, come noi, crede nelle regole. Cioè, il rischio è che passi l'idea che per fare le opere in Italia bisogna fare come si è fatto col ponte di Genova. Un commissario che decide, che supera tutte le regole perché è l'unico modo per fare le cose. Questa sarebbe una sconfitta per il Paese. Allora, siccome abbiamo davanti a noi dei mesi decisivi, come sindaci stiamo dicendo velocizzare, semplificare, sia per il privato. Pensate a tutto eh. il tema dell'edilizia del 110, che è un pezzo di economia che sta ripartendo. Sia per il pubblico perché con le regole attuali a Pesaro, come nel resto del paese, per quanto saremo bravi, non riusciremo a spendere tutti i soldi che prenderemo, che abbiamo preso, che sono già tantissimi sì, e che prenderemo nei prossimi mesi. Più volte, più volte, eh, lei, com come rappresentante del Lanci, come rappresentante di Ali, eh, ha chiesto appunto un ruolo più incisivo dei sindaci. Pensa che eh, un ruolo più incisivo dei sindaci, qualcuno dice addirittura. Oggi si parlava di De Caro nella cabina di regia per l'assegnazione per le risorse PNRR. Pensa che un ruolo dei sindaci più incisivo potrebbe aiutare? Io lo vedo fondamentale, anche perché ieri ero proprio con una funzionaria che è nel gruppo di tecnici che lavora nella cabina di regia del recovery. Lei prevede che comunque sia il 60% di queste risorse cadranno sugli enti locali, direttamente o indirettamente. Poi le regioni le vogliono gestire loro, no? perché poi come dire, vogliono fare il passaggio loro per prendersi i meriti, i meriti le regioni. Io invece penso che fatto salve le competenze dirette della regione, la sanità, eccetera, i soldi devono andare direttamente ai comuni, alle province. Ma eh, è tutta politica questa roba qua. Quindi se i sindaci non sono nella cabina di regia o non hanno un ruolo da protagonisti, chi lo deve avere? Chi, lo deve avere? chi li mette a terra questi soldi? Chi li fa diventare cantieri? Per fortuna è stato modificato nel DL semplificazione, è stato prorogato diciamo, la, la deroga al, al, al codice degli appalti e quindi si potrà fare l'appalto integrato, perché altrimenti, eh, adesso è una cosa un po' tecnica, altrimenti neanche gli appalti riuscivamo a fare. Però siamo in difficoltà. A Pesaro siamo in grande difficoltà perché siamo pieni di lavoro, i nostri uffici non ce la fanno. Assumeremo delle persone, daremo sicuramente degli incarichi esterni, però ripeto il tema della velocità in questo momento è l'elemento fondamentale, anche perché Draghi quando ha chiamato la von der Leyen dicendo ho presentato il PNRR, garantisco io, ha garantito su una serie di riforme, la giustizia, la pubblica amministrazione, i cantieri pubblici e il filo conduttore di quella riforma è la velocità, per cui o questa volta davvero esce un paese più semplice o più veloce, altrimenti noi rischiamo di perdere un'occasione storica per la nostra città e per il nostro paese. Noi ci stiamo attrezzando in tutti i modi, io sto cercando di andare a prendere tutte le opportunità possibili e immaginarie che ci saranno, ma se vi devo dire la verità, in questo momento non sono preoccupato delle risorse, ma sono preoccupato della capacità di spenderle. Questo è eh, il timore che ho e che hanno tanti sindaci, e nonostante che Pesaro sia comunque un comune sicuramente più all'avanguardia della media nazionale, è un timore che abbiamo, che abbiamo anche noi. Sulla, sulla, eh, della sulla cosa della statale, se trovate la foto, eh, sull'interamento della statale siamo in trattativa con il fondo che ha comprato, la trovate questa foto? Eccola. L'ex Il fondo che ha trovato, che ha comprato l'ex Bramante. L'ex Bramante, quello del complesso immobiliare. Esatto. esatto. Abbiamo Guerra. fatto fare un progetto preliminare a degli ingegneri, mi pare di Rimini se non sbaglio. e Il progetto preliminare è compatibile nel senso che ha un costo all'incirca di 4 milioni, 3 milioni e 8, 4 milioni. e Soltanto sommando. Gli oneri di urbanizzazione che chi ristruttura l'ex Bramante ci deve dare. Una parte di nostra proprietà eh, all'interno del Bramante che aspetta il comune che metteremo a reddito, noi sostanzialmente abbiamo la cifra. Eh, speriamo, è una questione che sta seguendo Antonello, eh, speriamo essendo anche coinvolto come Pesaro Parcheggi, perché lì verranno anche dei parcheggi. Ehm, se riusciamo a fare l'accordo con i privati, il sottopasso lo paga il privato, altrimenti ci mettiamo soldi pubblici e recuperiamo i soldi dei privati quando pagheranno l'onere di urbanizzazione. La cosa è bellissima perché voi immaginatevi una passeggiata dal Teatro Rossini alla palla di Pomodoro senza avere più le macchine in mezzo. Diventa uno spettacolo unico. Viale della Repubblica diventerebbe la nostra Ramblas, presumibilmente. Tutta pedonale, quindi a quel punto secondo me va fatta ciclo pedonale. Eh, cambierebbe la viabilità e la nazionale che è stata in qualche modo un intralcio tra il centro e il mare diventerebbe un elemento appunto eh, invisibile restituendo a piazzale eh, Aldomoro il, il, il prestigio di una piazza oggi è un piazzale ma il prestigio di una piazza, ci crediamo e quindi siamo determinati a portarla avanti la cosa che mi preoccupava di più era la fattibilità tecnica sì. ma la fattibilità tecnica c'è, non passano tantissime cose lì sotto, io pensavo Pensavo molto di più in termini di, di linee, eh, cavi, eccetera, eccetera, quindi è una cosa praticabile e siamo determinati a portarla avanti. Anche questo sembrava un sogno, invece è un sogno che può diventare realtà nei prossimi anni. Quindi neanche a livello di spropri, vedo qui della planimetria, niente. No no. no, 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 non ci sono disagi per le abitazioni, vengono garantiti tutti gli accessi, ovviamente cambierà un po' la viabilità e quindi ripeto, se riusciremo a fare l'accordo con i privati lo realizzeranno loro e non pagheranno a quel punto gli oneri che devono pagare, altrimenti lo realizzeremo noi e verremo poi rimborsati quando il privato eh, trasformerà la, la struttura dell'ex Bramante che verrà una bella opera, fra l'altro anche con dei parcheggi, quindi una ristrutturazione molto importante per, per la zona centro mare di Pesaro. Eventualmente sui tempi quando azzardiamo? Ma è difficile dire, se lo fa il privato fa prima. Quindi, se riusciamo a farlo con il privato, l'accordo col privato lo realizzano loro, fa prima. Se lo dobbiamo realizzare noi, eh, ci vogliono più anni. Ecco, spero che non ci vogliono gli anni che dicevo prima. Dipende molto dalla velocità, dalla velocità che ci, sulla quale ci consentono di, eh, di muoverci. Anche qui, però, ripeto, il, non, ho, non, non ho un timore di risorse, ho un timore di, di procedure. E, mh, restando in tema di procedure, visto che ho qui di fronte Via San Francesco, mi viene quasi obbligato a farle questa domanda, nel senso che lei sindaco sta puntando molto sulla velocità e sul velocizzare le opere, però ci sono anche delle opere che sono anche partite bene e che poi si sono fermate. Io mi riferisco all'ex tribunale dove c'è ancora in corso un contenzioso giudiziario, dove il progetto è bello. Eh, lei anche abbastanza di recente eh, ha detto che ci, eh, ci porterà il Museo, il museo delle Motte e il Museo Morbidelli. Però credo che siano ormai un paio d'anni, e parliamo quindi da pre-pandemia, eh, che i lavori è completamente fermo. Ah, questa è l'Italia. Una ditta vince la gara, entra dentro il cantiere, i nostri uffici capiscono da subito che c'è qualcosa che non va, gli stimolano ad andare avanti, poi spariscono, poi ritornano, poi spariscono, finché sono stati costretti a mandarli via e hanno preso anche la misura di garanzia perché li hanno mandati via, perché questi li hanno denunciati, adesso ovviamente è compito della procura eh, verificare come stanno le cose, però capite... Ma c'è stata anche una controdenuncia mi pare da... Sì, beh, questi, non essere... ma questi non facevano niente, questi hanno vinto la gara e non facevano niente, non facevano i lavori, ritardavano i lavori, per, una, per un comune mandare via una ditta è complicato, c'è cioè proprio l'ultima istanza, perché sai benissimo che cosa succede poi dopo, no? i ricorsi, i controricorsi, però è arrivato un momento nel quale non si poteva fare altrimenti, quindi bisogna essere anche molto fortunati. Devo dire che via San Francesco si è stati sfortunati, perché anche sì. la ditta che ha vinto il rifacimento dei porti si sarebbe fatta dannare. E poi invece ci sono ditte che lavorano bene, e quindi questo è, ci vuole anche un po' di fortuna. Ci vuole anche un po' di fortuna, però anche il meccanismo che non funziona. A quel punto, però, cosa abbiamo fatto? Vista che c'era il contenzioso, abbiamo deciso di non scalare nella graduatoria e di rifare la gara. Nel momento in cui abbiamo deciso di rifare la gara, in quel luogo ci dovevano andare gli uffici. E poi è venuta fuori questa opportunità che abbiamo avuto con Grazia Lasi che ha comprato una parte importante della collezione Morbidelli, che come sapete era stata messa in vendita, come dire un grande eh, shock per la città perché insomma, si veniva a perdere un patrimonio motoristico straordinario. Hanno comprato l'ASI, grazie alla collaborazione che abbiamo avviato, una parte importante di queste motociclette, quindi abbiamo detto, vabbè facciamo una parte uffici e una parte museo. Mi a ringraziare il Museo Benelli che sta accogliendo nel Museo Benelli questa collezione, davvero straordinari, i volontari del Museo Benelli sono delle persone eccezionali, credo che siano tra coloro che amano di più la nostra città, la passione per la, moto per la motocicletta, davvero hanno una dedizione incredibile. A quel punto sono andato dal ministro Franceschini insieme a Vimini e gli abbiamo detto "Ma scusa, ma non c'è un museo nazionale della motocicletta in Italia? Perché non lo facciamo a Pesaro?". Sono tanti collezionisti che spesso e volentieri vengono in contatto anche col ministero. Solo con i collezionisti di motociclette che abbiamo intorno a Pesaro ci facciamo 10 musei. E quindi abbiamo, credo, incrociamo le dita perché l'ok okay ce l'avremo tra la fine di giugno e i primi di luglio. Eh, siamo fiduciosi di aver convinto il Ministero della Cultura di fare a Pesaro il Museo Nazionale della Motocicletta. A quel punto otterremo un finanziamento dal Ministero per completare il palazzo e una volta che il Ministero ci paga la ristrutturazione faremo tutto museo, a quel punto non solo Museo Morbidelli ma Museo Nazionale delle Motociclette e i soldi che risparmiamo dall'intervento che avremmo dovuto fare noi li investiremo in questa parte diciamo davanti alla Questura. Del San Domenico per spostare gli uffici comunali su una parte del San Domenico. Questa è l'operazione che abbiamo costruito, incrociamo le dita perché dovrebbero deliberare tra la fine di giugno e i primi di luglio, così ci ha detto il segretario generale del Ministero della Cultura. Un'altra operazione che non era in programma ma che è venuta nel work in progress, diciamo, che stiamo portando avanti, però sempre con l'idea di puntare in alto, non doivosi, ma sempre con l'idea di puntare a una città nazionale. Una città che non gli manca niente per avere musei nazionali, come l'abbiamo ottenuto con l'anno di Rossini, il Museo nazionale di Rossini, grazie all'investimento dello Stato, lo vogliamo tenere anche sulla motocicletta. Questo è il taglio che dobbiamo dare alla nostra città. Non più una città provinciale che si piange addosso, ma una città competitiva, una città che sta sui tavoli nazionali, una città che prova a crescere e che prova a inventarsi un nuovo futuro nonostante la botta che abbiamo avuto anche noi con questa tremenda pandemia visto che siamo sulle, sulle opere no? per tante che ne sta progettando, ha ridisegnato un po' no? sta ridisegnando il volto della città. Ci nostra vorrebbero peso. sei mandati per fare tutto. Ecco, allora eh, vado, che, anche visto che mandati no, se vuole. No, Sindaco, visto me la offre su un piatto d'argento. Allora facciamo un balzo in avanti. Oh, siamo no, al settimo anno. Questo settimo anno di solito evoca no, la crisi, Ciò la le fine di qualche cosa <ride> e quindi mancano pochi anni alla fine del suo secondo e ultimo mandato. Dicci da ancora più grande cosa vuole fare. Le voci girano da un po', faccia finire. Io vuole fa andare in Parlamento, correrà per il Parlamento? Se vuole andare in Parlamento se andavo nel 2013, sì. eh, quando ho rinunciato ad andarci e eh, sono, sono rimasto a gestire la provincia che era come dire, in, in via di chiusura. E per me il Parlamento non è mai stato un obiettivo. A me piace fare politica nazionale, la sto facendo da sindaco, eh, sono presidente di un'associazione nazionale dei comuni, do una mano a de Caro Inanci, sono coordinatore dei sindaci del PD a livello nazionale, quindi la politica nazionale la sto facendo già da sindaco. La cosa che vorrei fare è fare più cose possibili. Eh, mi ha preso una smania. Eh, spav... ruffone da... Sì, no, nel senso che qualcuno dice: Ma in genere questa smania c'è al primo mandato, no? Perché al primo mandato tu vuoi essere rieletto e quindi cerchi di fare più cose possibili perché de devi convincere gli elettori a ridarti la fiducia. Eh, invece io adesso ho una smania maggiore della, del primo mandato perché so bene che molte delle cose delle quali discutiamo anche stasera purtroppo non le vedrò da sindaco ma io voglio fare il massimo voglio lasciare un'eredità importante a questa città eh, poi magari le inaugureranno altri, non fa niente ma voglio interpretare al massimo questo momento questo momento nel quale noi possiamo creare una rinascita ormai la parola rinascimento è un po' stata un po' sputtanata, no? Perché un po' Renzi in Arabia un po' Salvini, eccetera però diciamo un nuovo rinascimento la Rinascente al limite, eh, il nuovo Rinascimento, perché è il momento storico. E quindi, se, se riusciamo a portare avanti più progetti, a portare a Pesaro più risorse possibili, noi avremo un cambiamento di sviluppo, di modernità per la nostra città per qualche decennio a venire. Quindi, quello che io voglio fare è non perdere un minuto per fare più cose possibili, i miei collaboratori non mi sopportano più. Eh, in particolar modo i lavori pubblici Enzo penso che prima o poi mi picchierà Eros eh, Giraldi uguale, Arceci che adesso eh, fatemi ringraziare Franco Arceci, un grande sta lavorando gratis per il comune è andato in pensione e sta lavorando gratis non riesco a trovare il modo per fargli avere un minimo di incarico per gli, di, che in qualche modo lo, lo possa giustificare anche con la moglie immaginatevi la moglie no, che l'ha visto lavorare per tutta la vita Entrare la mattina in comune alle 7, tornare la sera alle 8, sempre il telefono acceso. Adesso che va in pensione, lo rivede fargli e sessionari è gratis. Eh, però, insomma, per una norma eh, che c'è che non consente ai pensionati insomma, di, di rimanere in struttura, però Franco eh, non fa più il capo di gabinetto. Il capo di gabinetto lo fa Massimiliano Amadori detto Lothar, che sta facendo un ottimo lavoro. È entrato subito nei ranghi, eh, eh, sta producendo tantissimo. Eh, la cosa che mi ha fatto ridere di Lothar, lo raccontare che. A proposito di smagna, oh, le... però torniamo su di lei, eh, sta divagando. Sì, sì, sta divagando. La prima, maniera... ma le prime riunioni che facevamo io, insomma, Dopo di sembro apparentemente Mandrake. tranquillo, ma al lavoro sono abbastanza una bestia e quindi pretendo Lo molto, sappiamo, eh. mi arrabbio, a volte alzo la voce, quindi non sono facile da gestire. E quindi le prime riunioni, Lotta cosa faceva? Finita la riunione, uscivano le persone, chiudeva la porta, si metteva davanti a me, e diceva: però stai esagerando, devi stare calmo, non serve a niente che ti arrabbi, che cosa serve che ti arrabbi? Adesso arrivi in comune e sento lui urlare e quindi come dire, eh, eh, devo calmare io a lui, perché se te hai voglia di fare le cose, se hai voglia di fare le cose e eh, ci tieni, alla fine è facile anche. E è allora, facile anche come facciamo a credere che lei... Quindi, la cosa che voglio fare è più possibile. Io voglio, Ci mi piacerebbe fare politica nazionale, sì, la sto facendo, vorrei essere utile al mio paese, ecco. Vorrei che però la interpretasse così a me, di fare il parlamentare, non me ne frega niente. Lo sta dicendo eh, adesso. Qui. No, sì, ma... sì. Ma vabbè, ma, I miei amici lo sanno tutti, solo magari... Potrebbe conosce, rifare il sindaco. Chi non mi conosce lo sa. So. Ecco. Se creiamo il maxi comune per il sindaco la... non si può fare. Guarda, allora, io sto, foglie, sto, sto, pensando, sto pensando questo. In questi giorni sto pensando, non per me in generale. Sto pensando che forse per realizzare i progetti che uno ha in mente servirebbero 15 anni, non 10. Però anche quindi vero... un terzo mandato, attenzione. Sì, sì ma non no. si può per legge, quindi non esiste. E io Però e io a noi voglio. abbiamo le scamotage. No, 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 non ci sono le scamottage. io finisco il secondo mandato e finisce qui, si cosa poi, non... vedremo, poi vedremo, vedremo come va, vedremo come è governato, perché non è che qui tu dici, ah ma tu vuoi fare l'erba voglio, io faccio quello che sarà possibile fare così come compreso andare a casa, perché se poi governi male e fai male, non è che tu puoi governare male la tua città e pensare di fare la politica nazionale, perché a me mi hanno insegnato che prima di essere un buon ministro degli esteri, bisogna essere un buon ministro degli interni. Questa è una delle grandi lezioni che mi hanno dato i vecchi del partito che ho conosciuto per mia fortuna. Quindi prima bisogna essere forti a casa propria, fare il proprio mestiere, fare le cose per bene e avere un buon giudizio della gente per quello che fai. Poi, se qualcuno pensa che l'esperienza locale può essere utile anche sul livello nazionale, io sono a disposizione, altrimenti faremo altro, non è quello il punto. Eh, però, ripeto, ehm, 15 anni forse servirebbero, però anche è anche vero ragazzi che io ho fatto 5 anni il presidente della provincia, quindi è, ho fatto, io ho già 12 anni che faccio l'amministratore locale da bambino praticamente. Ho iniziato cominciato. presto, avevi i capelli, adesso non ce li ho più, però penso che 15 anni di amministrazione locale siano più che sufficienti, anche perché poi non è solo una questione di stanchezza, ma si creano dei meccanismi che rischiano di incancrenirsi, no? quando tu stai troppo in un posto, per quanto sei bravo, lungimirante, eccetera, se pensi di essere bravo, lungimirante, eccetera, poi alla fine si creano dei meccanismi che si incancreniscono, rischi di, di, di sentirti in qualche modo il padrone di quell'ente invece tu sei semplicemente di passaggio perché ognuno di noi è di passaggio però sindaco, lei nel 2019 subito, no, eh, sì, subito dopo la seconda elezione aveva gettato lì una proposta una bella fusione fra Pesaro e Vallefoglia per creare una sorta di super comune che sarebbe anche diventato poi il comune più grande di tutte le Marche con, anche con i benefit che mh, credo abbiano anche i comuni superiori ai 100.000 abitanti e quant'altro era stata una sparata o, oppure c'è qualcosa su cui Ma, si può lavorare? abbiamo fatto anche qui, no? quando sono candidato ho detto facciamo la prima realtà delle Marche eee, abbiamo fatto l'unione dei comuni con Vallefoglia eh, Gabice, Gradara, Tavuglia Monbaroccio e Monteciccardo poi abbiamo detto proviamo alla strada della fusione la prima è andata male con Monbaroccio Pesaro ha vinto il sì, a Monbaroccio ha vinto il no ci siamo fermati e poi abbiamo fatto l'anno scorso la fusione per incorporazione con Monteciccardo Pesaro è diventata 97.000 abitanti siamo lì con Ancona e, e quindi comunque noi siamo cresciuti e al tempo stesso abbiamo l'unione dei comuni e fatemi dire che il fatto che comincio a vedere i primi asfalti a Monte Ciccardo, è la dimostrazione che non scherzavamo. Quando abbiamo detto a quel comune che era in grande difficoltà che avremmo fatto un piano di opere straordinario, abbiamo iniziato da lì, stiamo asfaltando tutte le strade possibili immaginare a Monte Ciccardo e continueremo con, con i lavori. Adesso si riesce a fare un salto in più, io credo che Vallefoglia, Montelabate stiano facendo un ragionamento fra di loro in questo momento, non so se riusciranno a partorire qualche cosa oppure no. Noi siamo sempre disponibili, però è evidente che non può essere una proposta del comune più grande, perché altrimenti rischia di, di diventare una, come dire, creare una contrapposizione del comune grande che mangia il comune piccolo. Nel caso di Monbaroccio e di Monteciccardo, in entrambi i casi l'istanza è arrivata da loro. Eh, Valle Foglia è, è un bel comune, ha 15.000 abitanti, ha superato Urbino, quindi Vallefoglia in verità è il terzo comune della provincia. Con Ucchielli c'è un rapporto anche affettivo straordinario, stiamo lavorando molto bene. Si tratta di capire Valle Foglia che cosa vuol fare, perché se vuole mantenere l'unione dei comuni rimaniamo in unione dei comuni. Se vuole provare a fare un passo in più noi siamo disponibili, però non è un'iniziativa che possiamo prendere noi. Ecco, quindi lo vedremo nei prossimi mesi, però noi aspettiamo eventuali valutazioni di altri. Un'altra domanda adesso, però mi devi rispondere senza pensare più di tanto. Se mi risponde dopo due secondi, non vale la risposta. Non deve pensare fino a sette. È pronto, eh? Vai, vai. quindi le dice: Basta Sindaco, finiti i due mandati. Niente. Chi vede come il suo successore? Abbiamo una bella squadra, lo vedremo quando è ora. Eh, la risposta è: Ho detto di avere scelto il no, Si sta pensando troppo. No, no, io faccio il dirigente politico e ho una grande responsabilità. Aprire adesso una discussione di questo tipo significa. E porre i presupposti per perdere. Secondo me non piace perdere, a me piace vincere. E questa discussione si dovrà aprire l'anno delle elezioni, non prima dell'anno delle elezioni, prima dell'estate del 2023. Non ne voglio sentire neanche parlare, probabilmente anche fino a capodanno del 2024. Poi discuteremo su chi deve essere. Abbiamo per fortuna una bella squadra e io sono convinto che in una città come questa. Se terremo unita la squadra, terremo unita la maggioranza, abbiamo costruito anche questo rapporto molto positivo col Movimento 5 Stelle, io penso che a Pesaro non ce n'è per nessuno. A proposito... a proposito di Movimento 5 Stelle, eh, il PD è stato uno dei più strenui difensori del governo Conte 2. Lei stesso sindaco un paio di volte, cioè più di un paio di volte, è stato in televisione per difendere questa quest alleanza. E poi successivamente, comunque, un'alleanza con il Movimento 5 Stelle anche con un altro governo. Adesso che ci stiamo avvicinando alle amministrative, da un lato vediamo un Movimento 5 Stelle sempre più frammentato, diciamo così, dall'altro comincia a venire fuori anche un, non so come dire, un profilo un po' strano come allea di alleanza. cioè, voi siete disponibili. Eh, il Movimento 5 Stelle a volte è alleato, a volte è competitor. Come, come vede questa cosa? Ma, eh, siamo in una fase sicuramente di transizione. Il Movimento 5 Stelle ha attraversato una crisi tremenda, come del resto abbiamo attraversato noi. Perché non dimentichiamoci che, per quello che riguarda il mio partito, abbiamo rischiato nei mesi scorsi un'implosione dopo le dimissioni di Zingaretti, la, lo scontro correntizio e via dicendo. Movimento 5 Stelle ha adesso una fase molto delicata. Io penso che come pare ormai abbastanza scontato, eh, se Conte diventerà leader del Movimento 5 Stelle, quel movimento diventerà molto più compatibile rispetto a prima con il centro-sinistra. Credo però che il centro-sinistra si debba riorganizzare, perché in questi giorni si sta parlando a destra di una riorganizzazione del centro-destra. Prima volevano fare la federazione tra la Lega e Forza Italia. Adesso Berlusconi lancia il partito unico. Io non so che cosa faranno, però di certo il centro sinistra è troppo frammentato, troppo diviso, troppi personalismi. Intorno al Partito Democratico nei sondaggi c'è ci cioè un 12% frammentato in sette partiti: da Articolo 1 ai Verdi, più Europa, eh, Italia Viva, Calenda e via dicendo. Non possiamo presentarci in questa maniera, così non siamo competitivi. Allora, così come a livello locale il sindaco in qualche modo ha costruito intorno a sé una coalizione, noi dovremmo farlo a livello nazionale e alleandosi con i 5 Stelle. Fra l'altro, tema secondo me non da poco, politicamente: eh, noi non solo dovremo competere per essere la prima forza politica, e stando ai sondaggi, dovremo competere con la Lega e con Fratelli d'Italia che è in grande crescita. Ma noi dovremo anche una competizione interna, cioè, così come Salvini ha la competizione con la Meloni per chi è primo nella centrodestra, nel momento in cui Conte diventa il leader del movimento 5 Stelle, noi dovremo allearci con il movimento 5 Stelle, ma dovremo stare davanti e quindi dobbiamo rafforzarci. Questo è il lavoro che stiamo, sul quale stiamo provando ad aiutare Enrico Letta. Avremo un nuovo incontro con l'Etta dei Sindaci mercoledì. Eh, perché è chiaro che sarà una partita complicata a iniziare dalle prossime amministrative. Io credo che sia stato un errore non andare unito in tutte le città, eh, sia stato un errore anche a Roma lo scenario che si sta creando con Calenda che si candida per i fatti suoi, con la Raggi che non si è ritirata. Saranno amministrative complicate, però io sono abbastanza fiducioso e saranno amministrative che avranno una rilevanza politica perché andranno a votare 20 milioni di italiani. Si vota a Roma, si vota a Torino, si vota a Napoli, si vota a Bologna, eh, si vota a Rimini, si vota a Ravenna, si vota Trieste. Quindi è una partita diciamo, molto impegnativa dal punto di vista politico e credo che anche rispetto alle amministrative si giocheranno anche un po' di equilibri non solo dentro la coalizione ma nel sostegno, nel sostegno al governo. Quindi è una fase complicata, eh, ogni due settimane cambia lo scenario, è difficile orientarsi. Però sicuramente noi diciamo che il PD si è salvato, chiamiamolo così, diciamo così, ma adesso deve crescere, deve rinnovarsi, deve riorganizzarci. Io ritengo che i sindaci siano in questo momento una delle carte più forti che il Partito Democratico ha da giocare, anche perché, nonostante tutto, continuiamo a governare la maggioranza dei comuni e abbiamo tanti sindaci come a Pesaro che hanno vinto controvento. Qui la Sera delle Europee eh, avevano aperto, avevano tirato fuori... Gli scatoloni là nel bar per festeggiare, che si andava al ballottaggio. Poi tra, tra le europee e le comunali ci sono stati 30 punti di differenza. La stessa cosa è successa in tante città: è successa a Bergamo, è successa a Bari, è successa in tante città. Questa credibilità che gli amministratori locali hanno del centro-sinistra credo che sia una grande forza in un momento, in un momento come questo, sperando che queste maledette correnti facciano un passo indietro. Perché ogni giorno c'è uno che si sveglia e fa la corrente. No? Eh, che è una cosa delle perché poi le correnti una volta nei partiti erano correnti di pensiero no? cioè nel PC c'era Ingrao da una parte, Amendola dall'altra, e quindi l'area più riformista e l'area un po' più, più radicale. C'era l'area di centro che rappresentava in qualche modo Berlinguer. Nei socialisti, uguale. No? C'era l'area craxiana, ma c'era l'area più di sinistra. Nella DC non ne parliamo. No? La sinistra interna, i dorotei, eccetera. Se non altro era un meccanismo correntistico che aveva una logica di pensiero. Oggi le correnti sono tutte personali. Non è che sono correnti perché qualcuno ha un'idea diversa dall'altra. Ed è sinceramente una filiera insopportabile che a mio parere è uno dei mali del Partito Democratico, è una delle cose sulle quali i sindaci vogliono lavorare maggiormente per cambiare. Ultimissima domanda per me, poi magari... Eh, ha parlato di mh, Calenda, ha parlato di Renzi, siamo divisi, ci sono 12 sigle tra, tra, diciamo, nel centro-sinistra, ritiene possibile un riavvicinamento, non so come definirlo, una nuova coagulazione di queste, di queste varie sigle? Come vede un riavvicinamento con Renzi? Ma, eh, Enrico, Enrico è molto preoccupato, di, anche di questa... no, mi hanno discusso un po' di questa mia proposta della federazione perché ovviamente è preoccupato dei personalismi, eh, però dove vogliono andare? Cioè, alle prossime elezioni come si presentano? Dove vanno? Vogliono scomparire? Vogliono disperdere quell'elettorato? Renzi vuole davvero andare a destra? Va da destra. Ce ne ha fatte vedere di tutti i colori negli ultimi anni, creando anche grande delusione in persone come me che ci hanno anche creduto, che l'hanno aiutato, l'hanno sostenuto. Dove vuole andare? A destra? Dove va? Dove va? Calenda dove vuole andare? Vogliono fare una forza liberal-democratica? La facciano, ma si mettono almeno insieme loro due, non vanno d'accordo neanche loro due. I verdi da soli dove vanno? Più Europa da sola dove va? Articolo 1 da solo dove va? Io credo che dobbiamo recuperare una credibilità e sta al Partito Democratico, che è il soggetto nonostante tanti problemi che abbiamo. Più grande, più strutturato, fare una proposta. Probabilmente questo tema verrà fuori dopo le amministrative, ma è un tema politico che dobbiamo assolutamente affrontare. Io adesso tornerei a volare un pochino più basso. Ritorniamo a Pesaro, anche perché abbiamo un'altra mezz'oretta massimo, poi chiudiamo, se no la facciamo troppo lungo. Ehm, no, tornerei a volare un pochino più basso sui. Temi cittadini, ma soprattutto su temi, perché mh, alcune persone mi hanno detto di portare... Anzi, meno portare di mezz'ora. Quello che vogliamo. No, quarto un quarto d'ora, Un quarto d'ora facciamo tutto. Eh, ho alcune segnalazioni, lamentele, la capito, da, da fare, capito? Allora, vi eh, faccio un brevissimo elenco. Eh, zona mare, zona mare pedonale. Eh, perché è stata riprodotta la stessa isola pedonale dell'anno scorso? Forse la zona mare non meriterebbe una riorganizzazione, visto anche il bel progetto di interramento della statale, eh, la bella opera capito, di, di Ramblas eh, da via Rossini fino alla palla. Eh, non meriterebbe la zona mare praticamente una riorganizzazione urbana. Eh, di aree, di isole, eh, più, mh, più completa, meno praticamente eh, posticcia fra levante e ponente, ci sono appunto delle differenziazioni, a levante eh, praticamente ci sono, mh, non c'è quasi isola pedonale, adesso è stato fatto qualcosa su piazzale d'annunzio. Eh, a, mh, a Ponente invece abbiamo due aree pedonali, più la ZTL quindi diventa anche molto complicato muoversi o raggiungerla in più ci sono eh, sabato partiranno i parcheggi a pagamento al campo di Marte di Baia Flaminia e anche lì ci sono state un po' di proteste per, eh, perché ci sono troppi parcheggi a pagamento e pochi parcheggi a disposizione diciamo e che è stata fatta che parecchia confusione nelle polemiche. Proviamo a mettere ordine. Allora, intanto sulla zona mare, eh, vorrei ricordare che abbiamo neg negli ultimi anni finito eh, Viale della Repubblica. Viale della Repubblica l'ha realizzata a Ceriscioli e io l'ho finita con il collegamento con Piazzale Aldomoro. Abbiamo rifatto la piazza del mare. No, vorrei che qualcuno se lo ricordasse. Cioè, quando sono arrivato c'era l'asfalto, e oggi è una piazza. Eh, abbiamo sistemato tutta l'area di, di della pala di pomodoro, compresi i giardini che abbiamo inaugurato l'anno scorso e abbiamo intitolato Nil Deiotti. Penso che eh. mh, siano ancora da riqualificare, ci sono altri step aggiuntivi. Sì, ovviamente sì, con le piante, sicuramente più passa il tempo, più il giardino diventa bello. Ma eh, per, da, per dare solo alcune idee, abbiamo sistemato il eh, viale Marconi che faceva schifo, e non voglio farvi tutto l'elenco. Sicuramente metteremo mano anche a Viale Trieste, però tra le cose che dovevamo affrontare non era, diciamo, in quel momento quella messa peggio, diciamo, la priorità, no? diciamo. La priorità. Dopodiché però cosa abbiamo fatto in Viale Trieste? Abbiamo recuperato spazio. Questo è il punto. Dobbiamo cambiare mentalità, abbiamo recuperato spazio, intanto perché con il Covid lo spazio conta di più. cioè il Covid, torneremo a prima o poi ad abbracciarci, ma alcune cose rimangono, eh? Alcune cose rimangono, rimarrà sicuramente l'uso della tecnologia per evitare spostamenti, riunioni, lezioni piuttosto che altro e lo spazio oggi è un valore nuovo e quindi noi abbiamo cercato di dare spazio, innanzitutto con le isole pedonali, perché ogni metro che noi togliamo al traffico, alle macchine e restituiamo alle persone è uno spazio di libertà e di civiltà. O vogliamo ancora le macchine in piazza? Quando sono arrivato io metà piazza era piena di macchine. Vogliamo rimettere le macchine in piazza? Vogliamo rimettere le macchine a Piazza Mosca? Avete visto Piazza Mosca com'è? Era un parcheggio quando sono diventato sindaco. Torniamo indietro e andiamo avanti. Vogliamo rimettere le macchine davanti al conservatorio? In via San Francesco? Lungo il corso? Davanti alla Pescheria? O quelli sono stati spazi restituiti alla città? Questo è il futuro, è la sostenibilità, è lo spazio, è l'andare a piedi, l'andare in bicicletta. Questo è il futuro. Chi ancora pensa che per lavorare ti devono passare le macchine davanti ha una visione degli anni Ottanta, che non è la nostra visione. L'anno scorso abbiamo, eh, abbiamo eh, sperimentato... La pedonalizzazione di Viale Trieste, cosa che si diceva da anni e non si faceva mai, è stato un esperimento. L'esperimento, nonostante alcune polemiche, è andato abbastanza bene. Quest'anno l'abbiamo migliorato e l'abbiamo rafforzato. E non è che non ci siamo posti il problema delle macchine, perché abbiamo comprato il parcheggio a Villa Marina gratuito. E quindi le auto che abbiamo tolto da Viale Trieste oggi possono parcheggiare gratuitamente a Villa Marina. Sono circa 200 posti, se non sbaglio. Quest'anno ancora è temporaneo, il prossimo anno diventerà un parcheggio strutturato con le colonnine, con lo spazio anche per i camper, con un altro bagno, quindi come dire, diventerà un'area più appropriata. E quindi noi continueremo così. E qual è la strategia dei parcheggi che abbiamo? Vorrei chiarirlo ulteriormente, approfittare di questa sera. In tutte le città europee i parcheggi gratuiti non sono attaccati al luogo dove le persone vanno, nel nostro caso il centro storico o l'isola pedonale di Viale Trieste. I parcheggi gratuiti sono leggermente fuori, ad una distanza tale da poter in 10 minuti arrivare nei luoghi centrali. E quali sono i nostri parcheggi gratuiti? San Decenzio, è uno parcheggia a San Decenzio in 10 minuti a piedi e in centro, addirittura in alcuni casi c'è anche la navetta, è il parcheggio prima del sottopasso sul quale stiamo facendo i lavori. Eh, nel dietro, la stazione, dietro la stazione via lì via, abbiamo dove? acquistato un parcheggio da, dalle ferrovie e quel parcheggio diventerà oggi temporaneo diventerà stabile dentro il bando delle periferie quindi uno arriva dalla Monte Labattese scende su via Solferino parcheggia lì e viene in centro il terzo parcheggio scambiatore sarà quello di via dell'Aquedotto che verrà completamente riqualificato come dicevo prima e questi sono i tre grandi parcheggi della zona, della zona centro Quel parcheggio è il parcheggio gratuito della zona mare e abbiamo fatto un parcheggio gratuito a Baia Flaminia, vi ricordate le polemiche? Prima di entrare a Baia Flaminia nel Lungofoglia, ci sono circa 90-100 posti, perché tu non devi fare più il giro dell'occa per trovare il parcheggio a Baia Flaminia andando fino a sotto la villa di Pavarotti e quindi creando anche un problema ambientale alla Falesia, ma puoi parcheggiare prima ed andare a Baia Flaminia. La nostra politica sui parcheggi è chiarissima. Tutti i parcheggi invece che stanno a ridosso del luogo d'aggregazione devono essere a pagamento, ma non perché il comune ci incassa, ma perché uno che ci va un'ora deve trovare il posto. Chi sta mezza giornata, una giornata e va al mare, parcheggia in fondo a viale Trieste, lascia la macchina lì e non paga nulla. Chi invece deve andare un'ora a prendere una cosa. Piuttosto che a bere, piuttosto che a mangiare, deve poter trovare un, il posto più vicino. Questo vale per il centro piuttosto che eh, altrove. A Baia Flaminia abbiamo aggiunto una cosa in più, perché noi abbiamo un parcheggio tra i due porti, un parcheggio che la capitaneria ci concede. E l'anno scorso avevamo abbiamo detto facciamo la navetta per cui chi va al mare a Baia Flaminia al sabato e alla domenica, per fortuna Baia Flaminia è sempre più bella e sempre, eh, sempre più frequentata. Va a parcheggiare tra i due porti e con la navetta lo portiamo a Baia Flaminia. L'anno scorso e due anni fa le navette hanno girato sempre vuote. E quindi, che cosa abbiamo detto quest'anno? Intanto vi abbiamo fatto il parcheggio gratuito, ma il sabato e la domenica io non voglio il parcheggio selvaggio sulla spiaggia a Campo di Marte con le macchine che si infilano dappertutto. Ti diamo la navetta gratis. E il sabato e la domenica per andare al mare, se non vuoi prendere la navetta e vieni a parcheggiare lì paghi perché se vuoi parcheggiare gratuitamente non lasci la, nave, la macchina lì impegnando il parcheggio tutto il giorno, ma la vai a mettere nella navetta e in 5 minuti sei a Baia Flaminia. È mobilità sostenibile di una città europea. Questa è la politica che stiamo portando avanti. È evidente che qualcuno scontenti, ma il governare è governare questo? Eh? Il governare non è a secondare sono buoni tutti a secondare. Governare non è a secondare, governare è ascoltare, fare la tara e poi, se si è convinti della propria scelta, decidere e prendersi le responsabilità della decisione. Se poi quella decisione nella realtà diventa eh, sbagliata, si torna indietro. Ma quando io ho chiuso, ho tolto le macchine da Piazzale Mosca e eh, ho dovuto girare alla larga tre mesi eh, che mi seguivano. Pensate che sia stato semplice? Quando abbiamo detto ai poliziotti, che ringrazio per il grande lavoro che fanno, o ai dipendenti della questura, non parcheggiate più in piazza, pensate che erano contenti? Questore Prefetto? Ma se tu, noi potevamo spingere sulla bellezza, spingere sulla cultura, città della musica UNESCO, ci candidiamo a città della cultura italiana nel 24, capitale europea con Urbino nel 33 e hai le macchine davanti ai luoghi culturali della città, ma chi ci avrebbe creduto? Sindaco in merito però a questo di Baia Flamina che poi lei ha messo un post anche su, no, su Instagram dove appunto diceva eh, a pagamento perché per incentivare la mobilità sostenibile e anche basta con la sosta selvaggia se lì è sosta selvaggia Sottomonte che cos'è? Sottomonte è un bel problema eh, abbiamo ottenuto eh, grazie alla scuola l'utilizzo anche qui del, del parcheggio dell'alberghiero ma Sottomonte fino ad oggi nonostante che eh, le navette eh, funzionino bene, all'epoca c'era Andrea Biancani che ha avviato questo, questo lavoro, eh, non è sufficiente, la gente è talmente tanta che va al mare sottomonte che se non si, si parcheggia anche nei lati della strada eh, non si riesce a soddisfare la domanda. Eh, la cosa che a mio parere andrebbe fatto è un altro parcheggio con una navetta nella zona di Fossossosiore, questa è la mia idea. In modo tale da favorire ulteriormente lo smistamento. Però gente... quello della statale hai ragione, è un problema è pericoloso difficilmente risolvibile. Lì ci sono stati incidenti. È pericoloso. È anche vero che quando ci sono le macchine, le persone vanno molto più piano, quindi per fortuna non ci sono stati incidenti eh, particolarmente gravi. È stato fatto un lavoro sull'illuminazione, però effettivamente è un problema non risolto. Non risolto se non parzialmente. Molti vanno con la navetta, molti vanno in bicicletta. Eh, però è talmente tanta la gente che va al mare sotto monte che eh, non c'è ancora una, una soluzione alternativa a quella però di... Però qualcuno potrebbe dire discrimini, eh, Baia Flaminia a pagamento, qua invece si lascia zona franca e via. No, non è che discrimino, non è che discrimino, do un'alternativa in più. A Baia Flaminia sono riuscito a fare un parcheggio, il, nella statale dove lo faccio il parcheggio? Oltre al parcheggio dell'alberghiero, sotto il monte. Eh, nella, eh, a Baia Flaminia mi sono inventato il parcheggio scambiatore tra i due, tra i due porti, eh, lì dovrei inventarmi un altro parcheggio scambiatore, come ti dicevo, fosse 6 ore, però non è un discrimine, è, è realismo, cioè ripeto: un sindaco deve essere anche molto pragmatico e provare a fare le cose con coraggio che si riescono a fare, eh, quindi lì sulla statale hai ragione, è un problema parzialmente ancora irrisolto. Torno a volare un po' più alto nelle opere perché l'altro giorno eh, lei ha fatto un incontro, una conferenza stampa con l'ex ministro De Micheli. Avete parlato del casellino, praticamente, del, um, un prossimo riavvio della, della procedura. Anche lì il casellino era stato un po' dimenticato e un po' accantonato. Fra l'altro eh, c'è ancora in corso praticamente, il progetto dell'interquartieri, la, la famosa bretellina, con ormai gli striscioni pesano la città che cambia che sono stinti volevo sapere a che punto è la bretellina e domanda, visto che la bretellina deve arrivare al, al, all'ospedale di Muraglia sul nuovo ospedale è calato il silenzio o siamo in sonno oppure c'è qualche spiraglio allora, sulle opere di autostrada abbiamo rischiato l'osso del collo perché e la caduta del ponte di Genova e il conflitto che si è aperto con società autostrade tra società autostrade e governo hanno bloccato le opere per due anni e noi abbiamo rischiato davvero che saltasse completamente l'investimento perché società autostrada non fa eh, beneficenza ha fatto l'accordo quella volta con noi su queste opere perché pensa di rientrare del costo di queste opere con il pedaggio delle persone che entreranno in autostrada nel momento in cui Dopo la caduta del ponte di Genova è stata messa in discussione la concessione a società autostrade e società autostrade ha bloccato completamente gli investimenti in tutta Italia. Stiamo parlando, di, stiamo parlando di miliardi e miliardi di euro. Per fortuna, come avete visto, è stata trovata una soluzione, adesso è entrata Cassa Depositi e Prestiti e i lavori hanno ripreso. Quindi un po' è la lentezza delle procedure, ma oltre alla lentezza delle procedure il problema che noi abbiamo avuto è che per due anni sono stati fermi a causa di questo conflitto. I lavori dell'interquartiere di muraglia sono partiti, stanno spostando l'acquedotto, la, la ditta che ha vinto il tratto eh, prenderà possesso del cantiere nelle prossime settimane, non ci sono stati ricorsi, quindi siamo sull'interquartiere di muraglia, crociamo le dita che non succeda nulla di, di imprevisto, siamo molto avanti, insomma. quindi penso che entro il prossimo anno l'opera sarà, sarà finita. E, sulle altre opere i progetti sono al ministero, e eh, verranno approvati in questi giorni quindi ci sarà una nuova gara sono gare europee torno al discorso che facevo prima sulla velocità gare europee, partecipano ditte eccetera, la seconda dobbiamo sperare che non fa ricorso cioè. questo è il problema perché le opere si fanno, il problema è la tempistica e lì abbiamo la, 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 la bretella che va fino al casello attuale dalla Montella Battese la raddoppio degli interquartieri la circonvallazione di Santa Veranda. opere che abbiamo ottenuto ormai 7, 8, 10 anni fa e che vanno a gara adesso il casellino eh, avrà la conferenza dei servizi a giorni per la sua approvazione e poi anche lì ci sarà la gara quindi abbiamo ripreso l'iter ci vorrà tempo eh, però finalmente ci siamo io ho sinceramente temuto il peggio perché eh, bastava poco, bastava la revoca della concessione o la proroga ulteriore di un anno o due di conflitto che saltavano 90 milioni di opere. Per fortuna non è saltato nulla, abbiamo ripreso subito a lavorare e se si velocizzeranno un po' anche le regole le faremo magari anche prima di quelle che prevedo. Sull'ospedale eh, è passato un anno imbarazzante, lasciatemi dire questo, un anno imbarazzante. Lo dico alla Regione, è vero che hanno dovuto gestire l'emergenza Covid come tutti noi, ma abbiamo perso un anno. È imbarazzante aver perso un anno. Noi eravamo arrivati pronti con il progetto e il project da fare. Hanno detto che il project è lo strumento che non vogliono. Io ho reagito dicendo: bene, volete mettere i soldi della Regione, mettete i soldi della Regione. È passato un anno. Un anno! L'ipotesi di case bruciate? Ma è una pazzia, glielo ho spiegata ad Acquaroli, è venuta a fare un sopralluogo, insomma un po' di lugubrazioni che, che gli fanno all'interno della propria giunta. Eh, L'unico modo per fare l'ospedale nuovo è farlo lì a Muraglia, c'è già il progetto, è una zona pubblica, non dobbiamo fare eh, varianti. Eh, io credo che devono dire, capisco che hanno vinto le elezioni loro, ma non è che possono tenere in ostaggio la sanità del nord delle Marche. Che cosa vogliono fare? Vogliono fare il nuovo ospedale a Pesaro e tenere il Santa Croce a Fano? Questa è la loro proposta? La dicono. Non si azzardino a mettere in discussione l'azienda Marche perché noi facciamo le barricate. Non si azzardino a, a provare a ridimensionare la sanità eh, pesarese che ha già tanti problemi e già un grande problema di mobilità eh, passiva. Quindi io in maniera rispettosa anche per il rapporto istituzionalmente corretto che, con, che ho con Acquaroli sto aspettando una proposta, ma è passato un anno, quasi un anno è passato. Quindi, Approfittiamo anche questa sera per dire alla Regione: batti un colpo, fai una proposta, perché in base alla proposta che la Regione farà noi ci adegueremo. Se sarà una proposta eh, nell'interesse dei pesaresi e accettabile, noi non abbiamo problemi a collaborare dal punto di vista istituzionale, se sarà una proposta inaccettabile, faremo le barricate. Se continueranno a perdere tempo cominceremo a mobilitare i pesaresi perché adesso passata l'emergenza Covid abbiamo bisogno di ritornare ad occuparci dei malati oncologi, dei malati cardiopatici, delle tante malattie che continuano ad esserci, per le quali purtroppo le persone continuano a morire e che hanno bisogno di un ospedale più moderno rispetto a quello che abbiamo oggi. E un ritorno a Pesaro del reparto di ginecologia e del pronto soccorso pediatrico? Ci ah, sono battuti i consiglieri, hanno fatto un'iniziativa, l'azienda ospedaliera ha garantito che tornerà, io ci voglio credere, però ripeto non, non, voglio fare, non voglio fare quello che siccome adesso è cambiato il colore politico della regione meno anticipatamente. Aspetto proposte, se sono proposte accettabili... Collaboriamo, se sono proposte inaccettabili ci mobilitiamo. Eh, però è chiaro che è passato il tempo, avevo chiesto una proposta prima di Natale, poi siamo arrivati a Pasqua e poi adesso siamo dentro l'estate, quindi spero che il Presidente Acquaroli mi incontri di nuovo e mi faccia una proposta eh, che possa essere una proposta nell'interesse del, della provincia di Pesaro Urbino, perché non è un problema di peso, è un problema del nord delle Marche. L'ultimissima, proprio, visto per rimanere su quelle ancora ferme, la Questura. La Questura? E la proposta anche di Villa Marina. Io ragazzi, allora, abbiamo trovato 6 milioni per la Questura. c'è il demanio si muove, ho parlato stamattina anche col prefetto, e lì basta fare i lavori. Stanno facendo, hanno fatto le indagini sismiche, poi la sovrintendenza, e poi, e poi di là tutti i giorni sollecitiamo ho parlato ieri con la nuova responsabile del demanio nazionale e quindi anche lei sta seguendo la questione speriamo che si possa partire lo stesso perfetto quindi per ex lei è lì prefetto. il posto in cui eh? fare la nuova questura è questa l'ex intendenza ah, sì, di finanza io la vogliamo rimettere in discussione riprendiamo altri 30 anni a discutere del nulla e lì ci sono 6 milioni e 2 abbiamo lottato con i denti per ottenere quelle risorse risorse dello Stato c'è un bene che casca a pezzi la questura è lì eh, e abbiamo ottenuto 8 milioni per il rifacimento della stazione di Pesaro, non so se c'è un'immagine, l'abbiamo presentata l'altro giorno, eh, un'altra bella opera, altri soldi statali che arrivano a Pesaro, di RFI, eh, perché abbiamo una stazione che non è degna per una città come la nostra che vuol crescere, troppo tanti lavori di manutenzione da fare, in più noi interveniamo tutti intorno col bando delle periferie, se Ferrovie non interveniva sulla stazione avremmo avuto un buco diciamo dal punto di vista anche... Siamo un po' lentini a cambiare le foto ragazzi, eh? Eh, cioè, eh, avremmo avuto un buco eh, all'interno eh, di, di quell'area. Questo è il bando delle periferie. Non vorrei essere nei panni del regista. No, vabbè, ma ormai sono abituati. Un po' come la, la Turchia capito che è uscita ieri dagli europei. Non ecco, questa, questa è l'attuale stazione. Hanno fatto un rendering molto carino. È rendering, vero? Questo mi sa il video che hanno fatto loro, fa vedere come viene trasformata. Questa è l'attuale. Poi diventerà così. sarà una completa ristrutturazione dell'opera. Intervento su tutto il piazzale, sui binari, pensiline. Edifici che mancano, quindi verrà completamente modernizzata. e Ci sarà un ingresso anche da dietro dalla zona del cavalcaferrovia, quindi eh, si rivisiterà anche il piazzale dei pullman. Eh, sono molto contento perché abbiamo incalzato molto, cioè di stazioni in Italia da mettere a posto ce ne sono tante. Siamo riusciti a inserire Pesaro nella, nelle, nei lavori da fare il prossimo anno, quindi siamo molto soddisfatti. Anche qui ci vorrà un po' di tempo, però è un'altra di quelle cose che spero di vedere che nella peggiore delle cose andrà in eredità. Però ecco, è tutto il frutto della smania che vi dicevo prima. No? Io sono, in genere sto un giorno, adesso non tutte le settimane, però eh, quando vado a Roma sto un giorno e mezzo. E ogni volta che torno da Roma rifaccio il punto con Arceci sulle grandi opere. Eh, abbiamo ottenuto il finanziamento per il conservatorio grazie all'impegno congiunto dell'avvocato dell Giordano, del prefetto ed altri e siamo in attesa del riparto di queste risorse. Abbiamo tutti i soldi per Palazzo Ricci. Eh, ripeto, io ogni che va, ogni volta che vado cerco di portare a casa un, uh, un risultato. Ieri sono andato per il Tribunale, chissà mai che nei prossimi mesi si riesca a trovare una soluzione anche, anche per quella. Perché ho la smania di fare e lasciare più cose possibili. Perché, ripeto, eh, quando ho fatto il presidente della provincia per cinque anni ho solo tagliato. Sono arrivato lì, ho cominciato a tagliare, 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 per cinque anni ho solo tagliato. Sono arrivato a Pesaro, avevo un bilancio virtuoso che mi ha lasciato Luca prima di me, bilancio che abbiamo mantenuto virtuoso perché continuiamo ad avere un avanzo all'amministrazione, abbiamo fatto delle operazioni molto importanti di bilancio, quindi sono molto soddisfatto, però all'inizio non potevo spendere i soldi che avevo e siamo riusciti a sbloccare il patto di stabilità. Adesso invece siamo in una fase che tra risorse portate e risorse che arriveranno c'è da divertirsi se ci fosse un meccanismo davvero che ci consente di fare. Quindi eh, lavoreremo fino alla fine in questo senso. Ma direzione. davvero non le dispiace lasciare tutti questi fondi e risorse ad un altro dopo di lei? Eh, come dicevo <ride> prima, no, no, non è che mi dispiace, eh, non è che mi dispiace, eh, mi piacerebbe, io eh, ogni, ho fatto, in un nel libro che ho fatto ho detto che quando <ride> inauguro un'opera, non vorrei essere arda, questa sera quasi le 11 sono, ma io provo quasi un piacere fisico, non so come spiegarlo perché ripenso a tutta la fatica fatta per idearla, per trovare i soldi, per progettarla, per portarla avanti. Quando inauguri quell'opera, vedi che produce un cambiamento positivo nella tua città e le persone che sono lì sono felici di quel cambiamento. Ti ripaga di tutti gli sforzi, di tutta la fatica. È la cosa più bella che può avvenire. Del resto, per questo penso che il sindaco è la cosa più bella che uno possa fare se se è innamorato della politica è innamorato della propria città. È davvero un'esperienza straordinaria, faticosissima ma straordinaria. Parte l'applauso. Non so che altri temi abbiamo lasciato, le ciclabili piuttosto che... Non so ragazzi cosa manca dei temi principali. Ma come... No, abbiamo trattato più o meno... No, sulle trattato... cioè ciclabili andiamo avanti, siamo città della bicicletta, quest'anno ah, ecco, vi do questa notizia. Quest'anno abbiamo già finanziato la ciclabile che arriverà a Vismara. E sono molto contento, e quindi collegherà a Vismara. Abbiamo finanziato la ciclabile di Via Fratti che arriverà da, dal ponte di Via Fratti fino a Via Belgioiosa, e poi proseguiremo nei prossimi anni su Via Giolitti e Via Ponchielli. Quanti chilometri è adesso la ciclabile? Quest'anno, in base ai conteggi che abbiamo, sforiamo i 100 chilometri con le opere di quest'anno. E poi la regione ha finanziato la ciclabile sul Foglia che arriverà fino a Borgo Santa Maria a Montellabate. Un bel progetto che, che la Regione ha portato avanti anche grazie all'impegno di Andrea e su, tutta la vallata, su tutta la vallata del Foglia. E le nuove ciclabili che stiamo progettando: una ecco: questa è una novità: voglio fare la ciclabile su via Cialdini-Via Gasperi perché sto cercando di intervenire nei luoghi che oggi sono interrotti. Eh, cioè, questa è l'uscita dal centro, ma via Cialdini, via Gasperi non c'è la ciclabile. L'idea che abbiamo è quella di ripensare Piazzale, Primo, eh, Piazzale Matteotti, lo allargheremo un po', all'interno verrà posizionata un'opera della famiglia Bucci, che sta realizzando la famiglia Bucci, e, e poi vorrei fare il viale Cialdini diventare un viale con l'illuminazione sui lati e la ciclabile nel mezzo come sparti traffico. Ed è un progetto che stiamo portando avanti e che vorremmo realizzare che era fuori dalla progettazione, così come stiamo progettando i tratti mancanti eh, ad esempio venendo da via Belgioiosa abbiamo il problema dell'attraversamento del, eh, del cimitero e l'idea è di passare intorno al cimitero per arrivare fino a Loreto perché quello è un tratto in bicicletta pericoloso, così come andremo avanti sugli altri pezzi il ah, pezzo finanziato è verso Villa Fastigi sul Foglia All'altezza del palasport ci sarà un ponte che va nell'altro nell argine e arriverà la ciclabile fino al Lago Penserini. E poi dovremo continuare. Il pezzo più costoso, abbiamo fatto un conto delle risorse che servono per completare l'idea che ho di Bicipolitana: servono 7-8 milioni. Il pezzo più costoso e quello dei soldi che dobbiamo ancora trovare è quello che deve arrivare a Villa Cecolini, da Villa Frassigia a Villa Cecolini, quello è il pezzo più costoso perché parliamo di circa 3 milioni e mezzo. Però l'obiettivo è far arrivare la bicipolitana ovunque, migliorare quella attuale, appena finita l'estate partirà la manutenzione sulle ciclabili, e perché noi vogliamo essere sempre più città della bicicletta, l'avete visto anche con Caterpillar la settimana scorsa, oltre alla città della musica, il lavoro straordinario che Vimina ha fatto in questi anni sulla cultura, Vogliamo essere anche una città fortemente legata alla sostenibilità e alla bicicletta. Domani, se non sbaglio, Daniele, eh, saremo la prima città che sperimenterà anche la bicicletta sull'acqua. Quindi, domani alle tre saremo la prima città che sperimenta la bicicletta in acqua, e è un, un brevetto nuovo che eh, chi ha l'esclusiva per l'Italia, Malta e Svizzera ha deciso di. Sperimentare a Pesaro e sarà un modo per andare, così l'ha pensata, spero per lui che sia un'attività imprenditoriale che possa funzionare. Sarà un modo per visitare da Baia Flaminia la Falesia del San Bartolo in bicicletta elettrica. Eh, L'idea del promotore è quella di uno strumento che possa essere utilizzato per andare a visitare dall'acqua i luoghi ambientalmente sensibili. A proposito, niente ruota quest'estate? No, niente ruota, niente ruota per colpa di Arcesi. Dov'è Arcesi? Andate via. Niente ruota per colpa del Ceci perché aveva paura delle polemiche delle ruote. Poi adesso vedo ieri uno, ah, qua sono a Genova, c'è la ruota panoramica. Ecco, fatemi chiudere su questo. C'è una cosa che ancora a me mi imbestialisce, che è il provincialismo nel quale noi scadiamo. No? Cioè, la ruota a chi dà fastidio? A chi dà fastidio la ruota? Un albergatore mi ha detto no perché è una zingarata è una zingarata la ruota panoramica, se in tutte le città turistiche la ruota panoramica, un altro mi ha detto no, la ruota pesre, ma cos'è da veda? Com'è cos'è da veda? Cioè è il frutto di una mentalità che per me è insopportabile, come l'altro giorno, no? prima parlavi dell'area pedonale, ma potrà uno che rappresenta gli albergatori fare un'intervista e dire quante figa Riccione Rimini e quanto fa schifo Pesaro, a parte che non è vero, no? a parte l'ingratitudine rispetto a quello che l'amministrazione ha fatto. Ma lascia stare, sono opinioni. Ma che pubblicità fa la città? Ma vuoi portare la gente negli alberghi oppure no? Anzi, fatemi dire una cosa, che il problema vero che questa città oggi ha per fare il salto dal punto di vista turistico sono gli alberghi. Perché il resto ci sta andando le mani dappertutto e noi abbiamo bisogno di più alberghi e di migliore qualità e quindi invito tutti a investire nella propria struttura utilizzare gli incentivi che ci sono peccato che non si è riusciti a far passare il 110 anche per gli alberghi è un grave errore che ha fatto il governo capisco che costava troppo ma è un grave errore perché se noi vogliamo decollare abbiamo bisogno di migliori strutture adesso arriveranno a settembre i giochi i campionati europei di ginnastica acrobatica e mica basta negli alberghi di Pesaro Ogni grande manifestazione che portiamo dobbiamo mettere a dormire la gente da Rimini a Sinigaglia. Avevate provato con delle noci a fare una sorta Guarda, di. Guarda, abbiamo dico... messo gli incentivi. Io gli capisco. Incentivi. Allora, ragazzi, adesso spessiamo una, una lancia per gli albergatori. Hanno vissuto un anno tremendo, è già molto che stanno in piedi, alcuni non sono riusciti ad aprire, quindi non voglio, non, non voglio essere frainteso. Eh, e quindi, come dire, onore a coloro che tengono aperti gli alberghi in questo momento, che ci riprovano. Hanno avuto un anno pazzesco ma io anche prima del covid sto parlando di prima del covid è evidente che questo è il nostro problema strutturale abbiamo 50 alberghi e noi dobbiamo crescere dobbiamo essere bravi ad attrarre nuovi investitori dobbiamo sperare che qualche imprenditore ci metta la testa e ci metta soldi anche negli alberghi è chiaro che noi abbiamo alberghi che sono frutto di una gestione familiare quindi non è che abbiamo tanti imprenditori turistici quindi non abbiamo albergatori con le spalle coperte dico soltanto che comprendendo le difficoltà, comprendendo tutto, però almeno evitiamo di scadere in polemiche provinciali che fanno, del male alla città, no? che fanno del male alla città, come quando parliamo male, perché poi oggi nella rete basta che uno va a cliccare Google, eh, se legge una, una recensione negativa di quel tipo lì, perché dovrebbe venire la nostra città? Noi abbiamo fatto con Vimini sabato e domenica quelli di Caterpillar, li abbiamo rimbecilliti, li abbiamo portati su San Bartolo, eh, li abbiamo portati a vedere il tramonto a est, eh, no, tutte le pataccate che mi sono inventati in questi anni, eh, per dimostrare che Pesaro è il posto più bello del mondo. Eh, eh, adesso lo faremo con il nuovo festival. Parliamo bene della nostra città, no? Non è che perché fare un dispetto al sindaco eh, si fa un dispetto alla città, ce lo dico in generale, io fra l'altro ripeto, ormai le polemiche a me mi passano sopra, non mi interessa niente, mi dispiace solo per la città perché a volte mi rendo conto che non abbiamo tolto il freno del provincialismo. Se togliamo il freno del provincialismo, la nostra, il nostro orgoglio di essere di provincia, abbinato a una sana ambizione nazionale e internazionale, ci può far volare. Ecco, questo è il momento nel quale progettare... La rinascita di una città che può volare. Questo è il momento. Dobbiamo crederci, lasciarci alle spalle il momento doloroso che abbiamo vissuto e anche in memoria di coloro che non ci sono più, tante persone purtroppo che conoscevo anche io, dobbiamo mettercela tutta per far di peso una città ancora più bella, ancora più vivibile, ancora più green, ancora più accogliente e ancora più coesa. Questa è la sfida che abbiamo nei prossimi mesi. A questo punto. Ringraziamo il sindaco, ri ringraziamo le colleghe Elisabetta Rossi e Alessandra Massi. Io direi che però abbiamo ancora un piccolo video da vedere e, e ci terrei a farlo vedere perché praticamente è un video realizzato da Alberto mh, Giuliani. Giuliani è un fotografo è un giornalista e mh, lui è stato famoso nell'epoca del covid perché le sue foto sono, hanno girato dappertutto gli scatti che ha immortalato e so che ha realizzato un video eh, su Pesaro, su come se l'immagina, li proprio incentrato su questa nuova ri rigenerazione urbana di Pesaro. Grazie a tutti per la presenza, non c'è il coprifuoco però abbiamo fatto un po' tardi, quindi grazie davvero per la partecipazione. Per la Buone resistenza a tutti. e per la resilienza.